Buon pomeriggio a tutti e a tocco base. Oggi martedì parliamo di letteratura giapponese. Dato che passo un po' intorno in cuffia, ok. Parliamo di letteratura giapponese di due autori, Yonosuke Kutagawa e Osamu Dazai, e delle loro opere. Yonosuke Kutagawa, dopo vedremo, è un scrittore molto importante della letteratura giapponese, anche perché c'è il premio Kutagawa che abbiamo visto già altre volte di sfuggito, ogni tanto dei autori precedenti abbiamo visto che qualcuno di loro ha vinto il premio Kutagawa, appunto questo premio che è un po' paragonabile ai grandi premi letterari nostri, come il premio Strega, come il premio Campiello, insomma, uno dei premi più importanti, anzi più importanti della letteratura giapponese. Appunto intitolato a Yonosuke Kutagawa perché è stato un grande scrittore della letteratura giapponese di fine 800 inizio 900. E poi vedremo anche Osamu Dazai, altro importante autore. Indichiamo questi due autori. Allora, tanto c'è da dire che la biografia di Akutagawa è bella lunga, quindi dopo leggeremo abbastanza. Quindi. Le opere non sono tante pubblicate in Italia, però staremo molto sulla biografia perché la pagina Wikipedia è bella lunghetta da leggere. Intanto vediamo se funziona tutto qua. Il chatbot dovrebbe funzionare. Controlliamo sempre perché non so mai se funziona. Allora, il rotivo deve funzionare, però si sta mai, sono sempre. Andiamo a controllare, vediamo. A questo punto sono i comandi. Dove nel buco social i tre libri che uso per studiare il giapponese, quando facciamo lezioni di lingua giapponese a giovedì. Questa settimana la spostiamo a venerdì. Un'altra volta che settimana scorsa, per chi mi segue sempre, che c'è Giro d'Italia, quindi seguo, vedo le tappe Giro d'Italia. Oggi capita bene perché martedì c'è, sia questo martedì che il prossimo martedì c'è la pausa, quindi c'è il giorno di riposo. Quindi niente tappa, quindi facciamo regolarmente. Regolarmente la live, ma ti posso parlare di manca, ancora non so di chi devo preparare, la scheda devo preparare, insomma, mi devo documentare ancora, non l'ho fatto. Comunque, venerdì prossimo, quindi faremo le lezioni in lingua giapponese. Allora, qui se volete sostenere il mio canale, potete acquistare il mio libro, qui vedete appunto il link, un ebook, lo trovate su Amazon, a 5 euro, oppure potete fare una piccola donazione o sostenere su Ko-fi.com, indifferentemente. Dove vi è più comodo potete farlo, se volete, sempre se volete, naturalmente sempre a vostra scelta. Allora, vediamo. Poi, cosa importante, i social, quindi vai social, oltre a questo canale Twitch, c'è il canale YouTube dove pubblico tutte le live, quindi appunto questo qui domani adesso la rimetto sul canale YouTube, e poi c'è la pagina Facebook. Quindi su canale YouTube trovate tutte le live precedenti, quindi tutte le live che ho fatto precedenti su Twitch, e quindi quelle che faccio appunto quando parlo di letteratura giapponese di manga, e quella di giovedì quando faccio lezioni in lingua giapponese, e quella del sabato quando gioco un po' e più faccio vedere qualche video, ultimamente facciamo vedere qualche video, di qualche video sempre inerente al Giappone, e qualche altro, e poi c'è pure anche i vari video che ho fatto quando sono uscito in bicicletta l'altro anno. Adesso spero di ricominciare, vediamo se riesco domenica prossima adesso, a rifare un altro video, a ricominciare a uscire finalmente a fare. Già, l'altro giorno sono uscito un po' in bici, ho fatto un po' un giro così per riprendere un po' l'allenamento. E sono andato fino a Ostra, quindi riconosce la zona, per cominciare ancora. Quindi spero di poter fare qualche altro video nuovo. Quindi domenica prossima adesso vediamo se riesco a fare qualche altro video, perché voglio fare un po' più in là, perché spero di cominciare adesso a farli, perché devo partire presto, perché devo andare in posti un po' abbastanza lontani, perché quelli vicini li ho fatti tutti, quindi devo fare i posti un po' lontani, e quindi troverete anche quelli video adesso appena posso, e lo farò e poi lo metterò sul canale YouTube. Poi la pagina Facebook dove metto sempre gli annunci, infatti stamattina ho messo l'annuncio che ho fatto questa live, e quindi trovate tutti gli aggiornamenti di sua pagina Facebook. La pagina Instagram dove metto varie cose, foto, disegni vari, e email, tutto accompagnato in chiacchierino.it, quindi se volete contattarmi direttamente potete farlo anche in privato, anche tramite email. Naturalmente ci sono tutti questi altri canali, quindi post sui vari social, oltre qui in chat. Durante la live, se volete chattare, potete tranquillamente chattare e comunicare con me e anche tra di voi, insomma. E che altro? Allora, ho messo tutto, sì, ok, iniziamo. Iniziamo, perché come detto è un po' lungo leggere tutta la biografia di Yonosuke Kutagawa, quindi ci vuole un po'. Allora, questo qui. Adesso apro la scheda, come al solito apro la scheda con un po' di foto, quindi foto dell'autore, poi vedremo le copertine dei vari libri e editi in Italia, quindi quelli pubblicati in Italia, che non sono molti, però sono abbastanza, anche abbastanza, insomma.
speriamo che magari pubblicheranno in futuro pubblicheranno altri, perché vedete in questi ultimi tempi la letteratura giapponese sta avendo molto successo, oltre al manga che sta avendo molto successo la vendita di fumetti di manga, anche la letteratura giapponese in sé. Infatti, non so se sapete questa iniziativa che ha fatto Corriere della Sera, che ha pubblicato e sta pubblicando dei libri di letteratura giapponese. Appunto, la settimana scorsa ha cominciato con Haruki Murakami, questa settimana c'è Banana Yoshimoto, e pubblicherà anche altri autori, sempre di letteratura giapponese, più recenti però, quindi niente, non ci sarà Kutagawa, non ci sarà Osamu Dazai, quindi non ci saranno questi autori, ma ci sono gli autori quelli più recenti, quelli più adesso viventi, quindi contemporanei. Ah, no, viene, non lo prende, perché non lo prende? Un attimo, non riesco a far prendere l'immagine quando me lo prende. Che non lo prende? Un attimo, ricordiamo un po'. Che non lo prende? Ecco, forse, no, l'ha preso? Non posso l'ha preso? No, come sono via? Un attimo, non riesco a far prendere l'immagine solita delle foto. Che non lo prende? Ah, dove lo prendo? Adesso abbiamo un problema tecnico. Perché non lo prende? Aspetta, facciamo così, lo chiudo e poi apri c'è la doppia. Adesso lo riavo, un attimo. Questo problema oggi. Non prende le immagini. Mi fa cattura immagini. Allora, aspetta, riapriamo. Vediamo un po' se lo prende. Dai, apri. Apri. Un attimo, un po' così. Siamo partiti con questo intoppo, un attimo. Vediamo un po' se lo prende. Ecco, adesso l'ha preso, vedo che c'è il contorno di obiezzi, infatti che l'ha preso. Oh, però è nero, perché è nero? Ecco. Un attimo, adesso appare. Dai. C'è più. Ecco, passo, ecco, faccio un po' così dopo questo pezzo sul video domani lo taglio un po', insomma, problemi tecnici, quindi ritorno. Ok, adesso è questo. E questo appunto è Ryunosuke Kutagawa. E trovo altre foto di lui, perché essendo lunga la biografia, sempre, a te, ho una foto sola, c'è un po' stancante, quindi metterò, c'è un altro paio di foto, a vedere. Intanto prendiamo questa dopo. Cambio foto. Allora, intanto apriamo la scheda su Wikipedia. Vediamo cosa dice. Ryunosuke Kutagawa. Lavoro allungata, Ryunosuke Kutagawa, io adesso ho scritto solo, quel titolo l'ho scritto con la normale perché è proprio veramente, non ce l'ho messo, insomma. Allora, vediamo cosa c'è, una citazione, cioè, inizia con una citazione. Intendeva vivere con passione così da poter morire in qualsiasi istante senza alcun rimpianto. Ryunosuke Kutagawa, Vita di uno stolto del 1927, quindi una citazione di un suo libro. Allora, vediamo un po' la biografia, iniziamo da leggere. Allora, Ryunosuke Kutagawa nasce a Tokyo, il 1 marzo 1892 e muore a Tokyo sempre il 24 luglio 1927, è vissuto poco, quindi sono 20 27 più 8 35 anni, quindi è vissuto molto poco. È stato uno scrittore e poeta giapponese, autore del racconto Rashomon, da cui è stato tratto l'omonimo film di Akira Kurosawa, è famoso per quello, però ha fatto molti altri libri, però è famoso appunto per il racconto Rashomon, da cui Akira Kurosawa ha fatto il famoso film. Quindi cominciamo a leggere la biografia. Ci sono altre foto che non ce l'ho messa, eh. Potrei avere messo, non ce l'ho messa. Vabbè, ci sono altre foto qua sulla pagina Wikipedia. Allora, Ryunosuke Kutagawa nasce a Tokyo nel 1892, terzo figlio di Niihara Toshizo, 1850-1919, proprietario di un caseificio, e Niihara Fuku, 1860-1902, cioè la madre Fuku, psicologicamente segnata dopo la morte della prima figlia. Gli venne dato il nome Ryunosuke, aiutante del drago, infatti Ryu vuol dire drago, Ryu no, Suke, Suke aiutante, quindi aiutante del drago, infatti Ryu è il drago, perché secondo l'astrologia nacque il giorno, mese e anno del drago. Solo dopo la sua nascita la madre impazzì, Ryunosuke venne affidato alla famiglia dello zio materno, e Michiaki Akutagawa, ecco appunto perché è cognome. Lo adottò formalmente dopo la morte della madre e cambiò il suo cognome in Akutagawa. Appunto si chiama Akutagawa per quello, perché appunto la sua famiglia si chiamava Toihara. Quindi ha cambiato cognome, questo cognome dello zio materno.
nuova famiglia era di origini samurai e riuscì a stimolare nel giovane Akutagawa un forte interesse per la letteratura classica e per l'arte. Egli lesse tutti i libri della biblioteca personale del padre adottivo e in seguito anche quelli presenti nella biblioteca comunale, manifestando una particolare quasi religiosa attenzione nei loro confronti, quindi dei libri, nei confronti dei libri. Tale propensione sarà rilevabile anche nelle sue future opere. Alcuni dei protagonisti attribuiranno alle biblioteche un valore pressoché mistico, vi si recheranno sperando di ritrovare e rinnovare se stessi. In particolare, fin da giovane Akutagawa fu attratto dai classici della letteratura tradizionale giapponese, soprattutto i cosiddetti usazushi, libri illustrati tipici del periodo Edo, che si può dire che sono gli antenati di manga, perché da lì dopo si è cominciato a fare i libri. Da libri illustrati si è passato appunto ai fumetti. Sviluppò anche un forte interesse per la letteratura antica cinese e imparò a scrivere in questa lingua. Questo, come vedete, però sulla pagina c'è una fotografia di Akutagawa insieme ai compagni Kikuchika e Kume Masao, che sono altri due scrittori del periodo. Insomma, qui non lo vedete, mi sono dimenticato di mettere questa foto, ma non ce l'ho messa. Allora, un attimo qua, siamo diretti. Facciamo così, ok, niente, controllo una cosa su BS. Periodo la lingua. Le sue successive opere creano ampia traccia di questa predilezione per il mondo classico, sia nella scelta dei motivi letterari e nel frequente utilizzo di citazioni dirette, che nel riadattamento dei suoi racconti. Ad esempio, Utaro Susano no Mikoto o Momotaro, i personaggi popolari del passato, come l'eroe Susano, Susano fatto un eroe della mitologia giapponese, il Momotaro famoso nella fiaba Momotaro, ragazzo pesca, infatti Momo pesca, che è una storia, magari un giorno parleremo delle fiabe giapponesi, adesso quando ho finito di parlare dei vari autori della letteratura giapponese, ma parleremo anche delle opere principali, quindi, e parleremo anche delle fiabe giapponesi. Allora, Akutagawa scrisse la sua prima opera, Shiso, nel 1909, quando non era ancora maggiorenne. Si tratta di un brevissimo racconto nel quale il giovane già manifesta il suo senso di inquietudine e cupezza. Purtroppo l'opera, oltre a non essere mai stata tradotta, risulta mancante di una parte. Ah, qui c'è purtroppo questa mancanza. Dopo aver frequentato con successo la scuola media, nel 1910 venne ammesso al liceo senza prima di sostenere l'esame di ammissione, una cosa molto, molto rara, perché sapete che la scuola giapponese devi fare l'esame di ammissione, in tutte le scuole, tutti i gradi bisogna fare prima l'esame di ammissione. Una volta superate le difficoltà reazionali dovute al suo atteggiamento talvolta altezzoso e superbo, Akutagawa riuscì a integrarsi con i suoi compagni di scuola. Qui ebbe modo di studiare gli attori giapponesi, tra i quali Morio Gai e Natsume Soseki. Natsume Soseki abbiamo visto. Morio Gai lo vedremo la prossima volta, dai, una delle prossime volte. Devo vedere anche se ci sono pubblicati questi autori, perché sono autori un po', non sono migliori, però sono meno conosciuti in Italia, in Europa, quindi difficile trovare dei loro testi in italiano. Allora, quelli europei come Maupassant, Franz, Strindberg e Dostoevsky, che non esitò a tradurre da inglese. La sua paura in questa lingua lo portò ad iscriversi nel 1913 al Dipartimento di Teatro Inglese dell'Università Imperiale di Tokyo. In questo ambiente stimolante, senza amicizia con Kan Kikuchi e Kume Masao, Kan Kikuchi è un altro, appunto, dicevo, un altro scrittore, autore importante del Giappone, con i quali condivise il rifiuto della supremazia del naturalismo e dell'eccessiva attenzione assegnata anche in ambito letterario all'osservazione della vita reale. Tali autori ritenevano infatti che i romanzi dovessero dedicarsi alla narrazione e basarsi sull'immaginazione e la finzione, anziché limitarsi a produrre la realtà, quindi ero contro il naturalismo, quindi proprio letteratura vera, si può dire, perché la letteratura è tutta letteratura, però secondo me la vera letteratura è più quella fantastica, quella di immaginazione, più quella lì. Realista è bella anche quella, vuol dire anche la letteratura che si basa più sulle cose vere, però secondo me la vera letteratura è quella la più profonda, la letteratura più alta, diciamo vera e finta, quindi tutta letteratura, però la letteratura più profonda è quella di come si immagina, si basa sull'immaginazione e la finzione, la vera creazione artistica. Allora, le prime opere di Akutagawa, alcune delle quali pubblicate all'interno di famose riviste come Tengoku Bunkaku, fondata dagli ex studenti dell'Università di Tokyo, Taikan, Shinshicho, Akai Tori e in giornali come il Tokyo Nichiichi Shimbun e Osaka Mainichi Shimbun, risulterà preminente la caratterizzazione psicologica dei personaggi. Attraverso queste pubblicazioni e collaborazioni, Akutagawa iniziò a farsi conoscere
nell'ambiente letterario. In particolare, ricevette gentili apprezzamenti da Natsume Soseki, appunto anche da una buona accoglienza. Non so se chi l'ha visto un paio di volte fa, quindi se volete potete recuperare la like che ho fatto, la trovate su YouTube ormai, perché su Twitch non c'è più. Però trovate la scheda su YouTube che ha parlato appunto di Natsume Soseki ed esordio. Ma la trovo fare ancora live perché ho dovuto rifarlo, perché c'era un rumore di audio, tre volte ho rifatto, quindi ho dovuto registrare, ha chiuso parentesi. Spinto anche da questa buona accoglienza, Kotagawa scelse di dedicarsi interamente alla scrittura senza lasciarsi coinvolgere dalle questioni sociali e politiche che lo circondavano. Fu una sorta di artista isolato che si poneva al di sopra e oltre la società, anche se le necessità economiche lo costrinsero spesso a misurarsi con gli aspetti più comuni del vivere quotidiano. L'artista deve anche mangiare, quindi bisogna pensare anche alla pagnotta. Allora, con la pubblicazione delle sue opere, la fama di Kotagawa crebbe rapidamente, ma non altrettanto capito le sue finanze. Per integrare, dovette lavorare come insegnante di inglese in una scuola di Kamakura, finché nel 1918 divenne redattore dell'Osaka Mainichi Shimbun. Tale attività gli permise di recarsi in Cina 3 anni dopo. Durante questo viaggio le sue condizioni di salute fisica e mentale subirono un progressivo deterioramento. Qua c'è anche l'immagine della tomba, in sua pagina Wikipedia c'è l'immagine della tomba di Akutagawa. Nel 1926 i suoi problemi continuavano a peggiorare e con essi crebbe anche un'ulteriore ossessione dell'autore. Akutagawa credeva di aver ereditato la pazzia di sua madre. Una serie di incontri extraconiugali e di problemi finanziari aggravarono la sua inquietudine, facendole assumere la decisione di trasferirsi con la famiglia presso il villaggio in cui era nata sua moglie. Per un anno quindi lasciò Tokyo, ma come testimoniato nella ruota dentata, Haguruma, che è una delle sue opere, il suo ritorno alla metropoli non fu accompagnato da un miglioramento della sua malattia mentale. Inoltre, il suicidio del suo cognato, unito alla partita di un suo caro amico, contribuì ad aumentare la sua ansia. Le opere prodotte in questo periodo riflettono chiaramente la sua inquietudine e soprattutto il senso di inadeguatezza, causata di dare ad affermarsi di una nuova corrente letteraria fondata su problemi sociali. E lui, come avete visto, lui cercava di staccarsi dalla società, quindi era un po' di tempo passivo questa nuova corrente letteraria, che appunto invece cercava proprio di studiare la società. Forse anche a seguito di questo mutato clima letterario, accanto alla nuova produzione prevalentemente autobiografica, negli ultimi anni Akutagawa si dedicò alla stesura di racconti satirici, prima fra tutti K. I racconti del K lo sto cercando, non sono riuscito a trovarlo ancora. So che è stato pubblicato in Italia, però non sono riuscito a trovarlo, come dico. Nonostante la sua fama affermata, confermata dalla sua versatilità stilistica e tematica, le condizioni psicologiche da Akutagawa continuavano a peggiorare, fino a portare al suicidio nel 1927, a cui si è suicidato, non sapevo questo, forse era vissuto poco. Morì all'età di 35 anni, assumendo una dose letale di Veronal. Le sue inquietudini e i suoi ultimi pensieri sono riportati nel testamento, pubblicato postumo, memorando per un vecchio amico, titolare Alukyuyu o Okurushuki. In questa sua ultima opera, nella quale trapela in maniera evidente lo stato di irrequietezza in cui versava, Akutagawa confida il suo disagio esistenziale e descrive in maniera breve e apparentemente lucida gli ultimi 2 anni in cui prese la decisione di abbandonare volontariamente la vita, architettando proprio il suicidio. E proprio non riusciva più a sopportare la vita, quindi se n'è andato. Tanto cambio immagini, altro, cioè, come dicevo, sempre questa immagine qua, ecco, altre immagini, giusto per far vedere qualcos'altro, se no. Allora, la carriera letteraria, diciamo la carriera letteraria, andiamo proprio nello specifico delle sue opere. La critica ha sempre cercato di classificare le opere di Akutagawa, ma a causa dell'eterogeneità dei temi trattati e dei generi utilizzati, ogni categorizzazione risulta limitante. Una cosa evidente è che mentre nella prima fase della sua produzione l'autore aveva preso le distanze dal genere confessionale, tra virgolette confessionale, preferendo dedicarsi alla fiction, al genere fantastico, negli ultimi 2 anni della sua vita, a eccezione di K, pubblicato nel 1927, egli si dedica alla stesura di opere tendenti all'autobiografismo. La sua inquietudine prende il sopravvento e le sue opere appaiono senza trama ma ricche di emozioni. Allora, la prima produzione. Secondo Akutagawa, la letteratura è assurda, citazione.
una forma d'arte che ritrae la vita per mezzo di tre elementi, il senso, il suono e la forma della lingua. Se vogliamo paragonare la letteratura a un essere umano, ecco che questi tre elementi divengono l'ossatura, il corpo, la pelle. Facile. Possiamo dire che nella prosa, così come nella poesia, esista un corpo composto di senso e suono del linguaggio. Quello che chiamo contenuto non è altro che questo corpo, tra virgolette corpo. Akutagawa, racconti fantastici massivi del 95. Qualche cosa lo vediamo dopo, sì, l'ho trovata la scheda. Di quelli di voi. Ah, seguiamo adesso. In questo modo egli ribadisce il suo distacco sia dal realismo e dal naturalismo ad ogni bocca, sia dal genere autoconfessionale, in cui permane l'io dell'autore. Nei suoi racconti, la figura dell'autore coincide con quella del narratore onnisciente, che racconta i fatti in maniera oggettiva e distaccata. Così facendo, Akutagawa risolve il problema del rapporto tra l'io e la realtà, ossia tra la vita dell'autore e ciò che lo circonda, dissociandosi dai scrittori di Shishusetsu del periodo, che sarebbe il romanzo del Dio, di Shishusetsu. Egli ritiene la natura pura finzione, assopare il corpo, sempre tra virgolette, grazie alla sonorità del linguaggio, deve saper trasmettere immediatamente le emozioni e i contenuti al lettore. Proprio per questo, Akutagawa è estremamente abile nella creazione di scenari e luoghi, come nel caso del Filo del Ragno, Kumonohito, dito originale, dove, grazie ad un sapiente utilizzo dei termini che rimandano a colori, suoni e odori, riesce a tratteggiare sia l'ambiente paradisiaco che quello infernale. Forse anche per questo perché le sue opere sono poco conosciute in Italia. Ci sono, ma non tante, perché appunto è molto portata la lingua, quindi quando un scrittore dà molta importanza proprio alle parole stesse di quello che scrive, tradurlo in un'altra lingua è più difficile. Però si può, insomma, è un po' più difficile, ma si può, perché si perde magari nella traduzione qualche significato importante, no? Di una singola parola. La brevità del racconto gli permette di potenziare la forza delle parole che riescono così a comunicare e a trasmettere le immagini in maniera immediata. Akutagawa preferisce un linguaggio figurativo, da lui stesso definito lingua totale, specificando che gli esempi migliori di questo tipo di letteratura provengono dal simbolismo, dall'espressionismo e dall'adaismo francese. Le avanguardie europee furono per lui un punto di riferimento e ispirazione, in quanto ritenute le uniche forme artistiche in grado di rappresentare al meglio l'esperienza sensoriale umana. Il genere prediletto da Akutagawa per comporre i suoi racconti brevi era quello fantastico, in particolare la fiction di ambientazione storica. E questo è molto interessante, infatti Rashomon è ambientazione storica. In questo modo egli non solo riuscì a eliminare qualsiasi traccia della figura dell'autore, creando una sorta di distanza tra scrittore e testo, ma poté riscrivere e ricontestualizzare alcune storie o favole già esistenti nell'antica tradizione orale giapponese. Attingendo quindi al folklore, alle leggende o alla mitologia, Akutagawa riscrisse e ridefinì le ambientazioni dei personaggi, rovesciando talvolta i ruoli di protagonisti e antagonisti. Ma questo è molto interessante, per questo è uno scrittore molto interessante, credo che dovrebbe essere pubblicato molto in Italia. C'è questo modo di usare la tradizione della letteratura, la leggenda, la mitologia giapponese, quindi è molto interessante anche per studiare proprio il Giappone, la storia del Giappone, la storia, i miti del Giappone, anche attraverso questo scrittore. È il caso di Momotaro, racconto che riprende il tradizionale tema di bambino nato in circostanze fantastiche, in questo caso da un frutto, infatti dal pesco, Momo il pesco, la pesca, c'è la leggenda appunto che si apre la pesca e dentro c'era questo bambino, Momotaro. Nella versione di Akutagawa si assiste ad un totale ribaltamento dei ruoli, con il piccolo protagonista presentato come un egoista e arrogante ragazzino, che verrà punito sul finale della storia. Così facendo, quella che prima era una favola destinata ai bambini, diventa una vera e propria chiave di lettura di inquietudini e dell'ansia dell'autore. Analogamente per la composizione di Rashomon, del 1915, e il naso, Hana vuol dire naso. Hana vuol dire sia naso che fiore, però scritto con kanji diversi. Ed è del 1116. Akutagawa fece riferimento al Con Giacomo Monogatari, la famosissima raccolta del XII secolo. Il naso, Hana, descrive gli estenuanti tentativi messi in atto da protagonista, un monaco, per ottenere un naso normale, e eliminando il naso mostruoso che lo caratterizzava, egli provocava una profonda tristezza. Una volta riuscitoci, però, il protagonista non smette di soffrire. Akutagawa rende simbolica
Questa paradossale situazione, nonostante avesse ottenuto ciò che bramava da anni, il monaco è di nuovo al punto di partenza e la sua normalità diventa più ridicola della deformità di partenza. In questo caso, il grottesco non sta tanto nell'oggetto fantastico quanto nella percezione che i personaggi hanno di esso. Si può cogliere in questo anche una nota critica e satirica nei confronti della società. Il monaco che viene e che vuole essere diverso da tutti i costi. A tutti i costi può essere visto come la metafora in Giappone della Taisho, disposta a tutto pur di nascondere le proprie sembianze e omologarsi alla modernizzazione e all'occidentalizzazione dell'epoca Taisho, che è quella venuta dopo l'epoca Meiji, dal 1912 al 1926, quando c'è stato proprio la rapida modernizzazione e l'occidentalizzazione del Giappone. In quel caso la società, molti volevano proprio distaccarsi dalla tradizione, dalla cultura originale, per diventare più simile al resto dell'Occidente. Tra tutte le opere composte da Akutagawa dal 1915 al 1926, sono racconti brevi, ma tutte le opere composte da Akutagawa dal 1915 al 1926 sono racconti brevi, spesso ambientati in un'altra epoca. Un'ulteriore suddivisione di questi racconti risiede nel loro contesto di ambientazione. Essi potrebbero essere suddivisi in Ochomono, racconti ambientati nel periodo Heian, che è il periodo che va dal 794 al 1185, quando c'è la capitale Kyoto. Edo Jidai Mono, ambientati nel periodo Edo, e Meiji Kaikaku Mono, ambientati nel periodo Meiji. Esono da questa classificazione i cosiddetti Kirishitan Mono, racconti sul cristianesimo, e Chugoku Mono, racconti sulla Cina, maggiormente ricollegabili ai temi trattati più che al contesto. Risale al 1915 l'uscita di Rashomon, prima opera di successo di Akutagawa, pubblicata nella rivista Teikoku Bunkaku, seguita nel 1916 da Inazu, pubblicato su Shinshincho. I due racconti fungono da manifesto stilistico dell'autore, indicando chiaramente il genere e la struttura narrativa da lui prediletti in questa prima fase di produzione. Sempre nel 1916 escono Imuyago, anch'esso ispirato ai racconti del con Giacomo Mogatari, Il fazzoletto, Ankeichi, e Il diavolo e il tabacco, Tabacco to Akuma, Akuma di diavolo. Questo racconto appartiene al cosiddetto gruppo di Kurishitan Mono, ossia a storie in cui si fa riferimento al cristianesimo. Nel 1917 Akutagawa scrisse Il tasso, Mushina, Rapporto di Yusai Ogata, Ogata Yusai Oborgeki, sotto i titoli di le sue opere, Isakusan Mai e Kubiga Uchida Anashi. Nello stesso anno, inoltre, Akutagawa pubblica la sua prima raccolta di racconti e, grazie al suo successo, il suo talento letterario inizia ad essere acclamato e riconosciuto. Qua c'è molto da leggere, e c'è tante robe qua. Comunque, molto interessante. L'anno successivo compone le due favole, Il figlio del ragno, Kumo no Ito, e La scena infernale, Jigoku Hen, tradotta anche come Il paravento infernale, che già hanno un altro titolo, che verranno pubblicate nella rivista per bambini Akai Toy. Akai Toy sarebbe uccello rosso, perché Akai è rosso e Toy è uccello rosso. Lo stile e il linguaggio sono molto semplici e diretti e riescono a trasmettere in maniera lucida i colori, gli odori e i suoni che Akutagawa aveva pensato. Nonostante fosse rivolta a un pubblico di bambini, una lettura più attenta della scena infernale rivela che il protagonista, Yoshide, che condivide con Akutagawa la devozione totale nei confronti dell'arte, non sia altro che una trasposizione dell'artista. Entrambe le opere sono caratterizzate dall'atteggiamento critico e di sofferenza che l'autore rivolge alla società contemporanea. La forza descrittiva del suo linguaggio intende sottolineare il dolore e le pene dell'inferno, mentre l'ansia e la sofferenza provata dai suoi personaggi intendono denunciare l'ormai perduta moralità dell'uomo. La sua stessa rivista verrà pubblicata anche la fiaba Toshi Shun 1920, ispirata alla letteratura cine classica cinese, nella quale è possibile cogliere un mutato atteggiamento dell'autore nei confronti dell'umanità. Akutagawa mostra infatti una ritrovata fiducia e serenità nei confronti del genere umano. Prima di dedicarsi a un genere più autobiografico, Akutagawa continua a proporre numerosi racconti dalle tematiche e dal genere spesso molto differenti. Sempre
Se per alcune storie attinge ancora alla tradizione folclorica giapponese uccinese, per altre si lascia ispirare dal contesto che lo circonda. I cani e il flauto, Inno Tofue, il titolo di una storia, composta nel 1919, è una vera e propria fiaba in cui sono presenti animali dai poteri soprannaturali, orchi e gnomi paurosi e situazioni grottesche, che si concludono però con un lieto fine. Dai toni fantastici, ma dal contesto quasi precettistico, è invece magia, Majutsu, sempre 1919, in cui non compaiono personaggi folcloristici o mitologici, ma solo la figura del mago indiano Misra. Ancora diverso per tema e struttura è Mandarini, Mikan, infatti Mikan si chiama Mandarino, il frutto, no? Un bellissimo racconto che ha per protagonisti i frutti del titolo, i cui colori accesi e brillanti, per contrasto all'ambiente circostante, risultano essere il punto di svolta del racconto. Ciò che risulta quindi da questa prima fase di produzione è l'estrema eterogeneità e versatilità dell'autore, in grado di passare da racconti intensi e cupi come Rashomon a narrazioni più leggere e divertenti come, ad esempio, Il Naso. Oltre a questo genere di racconti, Akutagawa inizia a comporre storie destinate a confluire nel gruppo dei Kirishitan Mono, ossia racconti sul cristianesimo. Fanno parte Gesù di Nankino, Nankin non Kirisuto, Kirisuto sarebbe Cristo in giapponese, del 1920, e Il sorriso degli dèi, Kami no Warai, del 1921. Allora, abbiamo qua immagini, ecco, altre immagini, no? Ok, mi sembra di. Allora, gli ultimi anni, 1926-1927. Adesso vediamo qua. Qua c'è un'altra citazione. Da un memorando con un vecchio amico. Vediamo cosa dice. Qui c'è anche il testo a fronte, qui c'è anche sia il testo giapponese che c'è il testo italiano. Allora, generalmente l'aspirante suicida, come il personaggio di Regnier, scusa, come si dice bene, ignora le ragioni che lo inducono a darsi la morte, complesse come quelle che normalmente ci spingono all'azione. Nel mio caso si tratta di una vaga inquietudine e un'indeterminabile ansia per il mio futuro. Passi. Da 2 anni penso unicamente alla morte. È con questo profondo sentimento che vi dedico alla lettura di Mainlander, che descrive il processo che conduce alla morte con espressioni astratte di indubbia vita. Ma io desidero trattare questo stesso tema con maggiore concretezza. La pietà dei miei familiari è un nulla se paragonata a questo mio desiderio, il quale non potrà che essere definito inumano da te. Sì, quanto a questo, io sono totalmente inumano. Tra virgolette. Questa è una citazione. Memorando del vecchio amico. Memorando del vecchio amico, Haru Kyuyu Okuroshuki, è considerato appunto il testamento di Akutagawa, pubblicato poco dopo il suo suicidio. Mostra in maniera incredibilmente lucida le inquietudini che da anni tormentavano lo scrittore. La sua salute mentale era andata via via deteriorandosi, e forse proprio per questo, soprattutto nel biennio 1926-1927, Akutagawa scelse di scrivere opere dai contenuti più autobiografici. Ne sono esempi il Registro dei morti, Tenkibu, del 1926, La ruota dentata, Haguruma, Vita di uno stolto, Hao no Hisho, Le domande e risposte del buio, Yamichu Monto, del 1927. In queste opere l'autore prese presto dal bisogno di trasmettere le sue emozioni, utilizza un linguaggio più poetico e mette in secondo piano l'articolazione di una trama. In linea anche con le opinioni espresse nel dibattito con Taita Kijunichiyo, Akutagawa si concentra ancora di più sulla potenza espressiva del linguaggio. In questo caso, più che trasmettere colori, suoni e odori, l'autore vuole rappresentare al meglio il proprio stato d'animo, difendendo implicitamente la liricità della letteratura. La trama e lo sviluppo ne perdono quindi valore, lasciando spazio all'espressione dell'interiorità. Tali testi non vanno tuttavia interpretati come semplici autobiografie. L'esempio migliore di racconto che esula da qualsiasi caratterizzazione di genere è La vita di uno stolto. L'opera, originalmente pubblicata e presentata come autobiografica, risulta in realtà inclassificabile. Infatti, se pensa chiaro che Akutagawa parla di se stesso e della sua vita, Vita di uno stolto, composta da 52 grandi riflessioni, ognuna di quali numerata e dotata di un titolo, risulta una fusione di diversi generi: prosa lirica, poesia, racconto breve, romanzo confessionale o addirittura aforismo. Questo tipo di arrangiamento a episodi è presente anche in Sayo no Hito del 1927 e
ungai te e buoni tequila. Amari in ungai tequila del 1826 e mostra come fosse impossibile per Acutagawa creare un'opera autobiografica organizzata in maniera lineare ed omogenea. Egli infatti mette insieme alcuni episodi significativi della sua vita, creando una sorta di patchwork della sua storia privata. Questi testi offrono agli studiosi la possibilità di ricavare informazioni sulla vita intima di Acutagawa, sul suo rapporto con i genitori e la moglie, sul grado di consapevolezza della sua instabilità mentale. Anche gli ultimi che recitano Mono sono più maturi, quasi conclusivi, come ad esempio Saigyō no Hito, composto nel giugno 1927, e Choku Saigyō no Hito, considerato il seguito dell'opera, nel seguito dell'opera precedente. Entrambe le opere vengono pubblicate postume nella rivista Kaizo e sono considerate come l'ultima e definitiva visione del cristianesimo da parte dell'autore. In particolare, la seconda si ritiene con molta probabilità sia stata terminata la notte prima del suicidio. Akutagawa verrà ritrovato morto la mattina seguente con la Bibbia appoggiata sul corpo, segno del suo utilizzo negli ultimi anni della sua vita. Il percorso artistico che porta Akutagawa alla composizione di racconti confessionali viene ricondotto alla condizione di progressivo deterioramento psicologico sofferta dall'autore, alla sua inquietudine, ma anche alla sua consapevole scelta di allontanamento e di distacco dal contesto sociale del tempo. Negli anni 20, in ambito culturale, acquista sempre più popolarità la letteratura proletaria, Bungaku, ispirati dai principi marxisti. Molti autori si dedicano alla creazione di una letteratura popolare, da contrapporre a quella borghese. Akutagawa non approva questi gusti artistici, appartenendo alla cosiddetta vecchia generazione di autori, più individualisti e decadenti. Egli è estremamente critico e staccato e non riesce a collocarsi in questo nuovo contesto letterario. Non immaginato un futuro né per se stesso né per il suo genere artistico, Akutagawa sceglie di ripiegare su se stesso. Tra le opere della patente a questo periodo si distingue Nel paese di K, il K, composto nel 1927. K sarebbe l'animale mitologico, no? Il punto che è famoso, l'animale mitologico giapponese, il K. Il testo, infatti, nonostante presenti alcuni riferimenti autobiografici, come l'ansia dell'autore per decretare di aver ritirato la pazienza madre, è caratterizzato dai pungenti toni satirici nei confronti della società audiocontemporanea. Il suo atteggiamento critico si scaglia soprattutto contro il sistema criminale e penale, trattando, tra le altre cose, temi sociali molto sentiti e di tendenza in quel periodo, come ad esempio il lavoro, gli operai, gli scioperi o addirittura la condanna a morte. E tutto avviene nel folcloristico paese dei K, figure fantastiche che, assieme al loro stile di vita, vanno a creare una vera e propria distopia. Sempre facendo parlare i K, Akutagawa affronta un tema a lui molto vicino, l'arte. Nel racconto, il poeta Tok si toglie la vita in conseguenza dell'affievolimento della sua esperienza artistica, e questo episodio può essere letto come una previsione o come una drammatica decisione da parte dell'autore. Un altro tema è quello della diversità. Il protagonista umano, dopo aver vissuto per un periodo nel regno capovolto dei K, non percepisce più alcuna differenza e si abitua al loro stile di vita, tanto che una volta tornato dagli uomini, la sua vita non sarà più come prima. Allora, gatto, ci vediamo un po'. Ancora c'è molto da leggere. Come vedete, c'è una scheda è molto ampia la scheda di Pipei su Akutagawa. Allora, primo viaggio in Cina, nel 1921. Vediamo questo. Allora, nel marzo 1921 Akutagawa si reca in Cina in qualità di inviato dell'Osaka Mainichi Shimbun, quotidiano di Osaka, per il quale lavorava già dal 1918, con il compito di intervistare alcuni intellettuali e politici cinesi per capire come le nuove idee politiche si possono radicare e diffuse nella Cina contemporanea. Ricordiamo che quel periodo lì, il 21, c'era la prima Repubblica cinese, no? Quindi era la Repubblica nazionalista. Non c'era più l'impero, ma non c'era nemmeno quella Repubblica popolare che verrà solo nel 49, in cui c'era una Repubblica di matrice, insomma, liberale, nazionalista liberale. Akutagawa non era di certo il primo giapponese a viaggiare in Cina, considerato il gran numero di cronache e diari di viaggiatori che si diffuse dalla fine del periodo Edo. Egli rivolse particolare attenzione ai ideali del movimento del 4 maggio, movimento studentesco e politico nato a Pechino nel 1919 per protestare contro i poteri imperiali. Arrivato a Shanghai,
incontrò e intervistò Zhang Bingling, Zhang Xiaoxi e Li Jiangjie, che Fotorama considerava come l'embrione della giovane Cina. Nonostante la vivacità dell'ambiente intellettuale con il quale venne a contatto, l'incontro con la metropoli demoralizzò lo scrittore, distruggendo la pittoresca immagine della città che si era fatto leggendo le opere classiche cinesi. L'autore descrive Shanghai con tono critico e sarcastico come una città senza stato, in cui regnavano caos, disordine e sporcizia. Le descrizioni dei luoghi raggiunti sono molto accurate ed evidenziano la sua abilità come scrittore. Nonostante gravemente malato, egli visita numerose città famose e importanti del periodo, come Hangzhou, Yangzhou, Nanjing, sarebbe anch'io, Hue e Suzhou. Si innamora profondamente di Beijing, Pechino, arrivando ad affermare di essere disposto a viverci per altri 2 o 3 anni. L'obiettivo iniziale a Kutagawa era quello di scrivere degli appunti di viaggio sulle città e sull'ambiente politico da inviare in Giappone per essere immediatamente pubblicati. A causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, decise però di rinunciarli e di raccogliere tutte le annotazioni in un'opera sui suoi viaggi in Cina, Shinayuki, che è stata pubblicata a più riprese dal 1931 al 1935. Il viaggio in Cina rivestì un'importanza fondamentale per Kutagawa, non solo perché gli permise di approfondire la conoscenza dei paesi in cui si era sviluppata la letteratura antica oggetto della sua passione, ma anche perché attraverso esso potesse esercitare e maturare sulla abilità di scrittore, rendendo il viaggio una vera e propria esperienza letteraria. Viaggio in Cina, vediamo. Kutagawa tornò dalla Cina nel luglio 1921, ma a causa della sua malattia non riuscì a organizzare e pubblicare i suoi scritti fino alla fine dell'estate. Così le cronache di viaggio riguardanti Shanghai Yuji vengono pubblicate nell'Osaka Mainichi Shimbun nell'autunno dello stesso anno, mentre quelle su Jiangnan con la Yuki nel gennaio dell'anno successivo. I racconti sul viaggio del fiume Yangtze, Chokoyuki, vengono pubblicati in agosto 1924 dal giornale Josei. Gli appunti su Pechino invece comparvero l'estate successiva, il Kaizo, un mensile molto popolare in quel periodo. Solo nel novembre 1925, a casa editrice Kaizosha, pubblicò la versione definitiva del Shinayuki, cioè il viaggio in Cina, contenente le 4 sezioni già citate e una serie di cartoline dei temi eterogenei. Le prime 2 sezioni dell'opera, quella di Shanghai e quella su Jiangnan, si distinguono dalle altre 4. Dalle altre, in quanto esempio dello sperimentalismo letterario di Akutagawa. Oltre alla prosa giornalistica, sono presenti alcune sezioni dello stile epistolare o poetico, o parti delle quali Akutagawa interroga un interlocutore immaginario, riproponendo la struttura domanda-risposta. Altre, infine, sono dei veri e propri racconti di fantasia. Questa varietà stilistica nasce dalla necessità di superare i limiti narrativi del genere giornalistico. Akutagawa riteneva infatti che alcune scene, luoghi e riflessioni potessero essere descritti al meglio solo da genere poetico o in altri casi da romanzo. Se era infatti fondamentale portare informazioni sul contesto culturale cinese, l'autore è urgente la necessità di rappresentare il declino di una Cina ormai troppo occidentalizzata. In questo caso, che la prosa giornalistica cede il posto alla descrizione soggettive che enfatizzano il declino culturale e, più nello specifico, il ristagno letterario cinese. Le sezioni riguardanti le zone più centrali della Cina, quelle su Jingdan e Yangtze, nei quali si riconcilia un mese dopo la sua partenza, mostrano la stessa eterogeneità stilistica, ma un atteggiamento più positivo nei confronti dei luoghi visitati. Questo perché, come Akutagawa stesso ammise, quelle regioni erano ricche di tradizioni, culture e luoghi letterari. Rispecchiamo cioè l'immagine idealizzata dell'intatta essenza cinese, perché erano diverse dalla città, no? Erano ancora più campagnole, più vicine alla tradizione. Per avere conferma di questa sua impressione, una volta recatosi presso il lago dell'Ovest, chiese di farsi accompagnare in alcuni luoghi nei quali aveva abbondantemente letto nei grandi classici cinesi, come il mausoleo dei generali Yue Fei, 1103-1141, e la tomba del cortigiano Su Xiaoxiao, vissuto nel V secolo. Il viaggio di Akutagawa termina a Pechino, che inaspettatamente lo affascina subito. Dal punto di vista stilistico, gli appunti su Pechino, Pekin Nikki Sho, non sono meno raffinati, sembrano dei semplici bozzi, ma
Non per questo, però, sono privi di lirismo e poeticità. Questa sezione mostra la consapevolezza estetica di Akutagawa e sottolinea l'adeguatezza del linguaggio nell'atto di descrivere paesaggi e scenari ineffabili. Shinayuki, in linea con lo stile delle produzioni giovanili di Akutagawa, mostra da un lato l'attaccamento dell'autore ad un passato idealizzato e dall'altro la curiosità nei confronti del mondo moderno. Nonostante non possa essere considerata come un'opera documentaristica, considerate le digressioni soggettive ed emotive dell'autore, Shinayuki mostra il grande talento letterario di Akutagawa e la sua versatilità stilistica. Allora, adesso ci vediamo un po'. Qua c'è la legge. Cristiani, ti vediamo un po' come ha fatto l'approccio di Akutagawa a Cristianesimo. Nonostante Akutagawa non si fosse mai convertito al cristianesimo, è chiara la sua familiarità con il pensiero cristiano e la Bibbia. Numerosi sono i riferimenti religiosi più o meno diretti contenuti in alcune delle sue opere, in particolare dal 1916, anno di pubblicazione del Diavolo e Tobacco Tohakuma, che abbiamo visto prima. Akutagawa dedica oltre 20 racconti al tema cristianesimo, i cosiddetti Kuishi Tammono. È difficile precisare il numero, in quanto in alcuni di essi il tema del cristianesimo sebbene presente in secondo piano. I racconti sono estremamente diversi tra loro, sia da un punto di vista stilistico che da quello linguistico. Rimangono centrali, però, il tema dell'ansia e dell'inquietudine che rappresentano l'instabile stato d'animo dell'autore. Alcune storie sono presentate come racconti scritti dagli stessi missionari portoghesi del XVII secolo e per questo motivo hanno un registro linguistico simile al giapponese del tempo. Abbiamo visto uno di questi sabati, quei video che ho fatto vedere su da YouTube, che racconta appunto quando i missionari portoghesi sono arrivati in Giappone, no? Derivando quella live. L'ho pubblicata anche su YouTube, quindi la trovate lì. Altre storie sono invece scritte in giapponese moderno e contengono anche delle parole per metà giapponese e metà portoghese. Ulteriore differenza tra i racconti è il punto di vista del narratore. Il rapporto di Ryosai Ogata del 1917, guarda Ryosai Ogata, che ad esempio, il narratore è il dottore Ogata che incarna la figura dello scettico che crede al misticismo cristiano, che cede al misticismo cristiano. In questo caso è importante notare, inoltre, come i ruoli dicotomici siano invertiti. Il dottore, rappresentazione del Giappone, simboleggia la razionalità, e mentre il cristianesimo, che rappresenta l'Europa, è l'emblema della razionalità. Quindi c'è questo rovesciamento. Ma la differenza principale tra alcuni Kuishi Tammono sta nella concezione che Akutagawa aveva del cristianesimo. Come egli stesso descrive in Saigyō no Hito, il suo rapporto con questa religione ha attraversato fasi diverse. A qua vediamo la citazione. Appena 10 anni fa adoravo il cristianesimo, in particolare il cattolicesimo, in una maniera artistica. Poi, alcuni anni fa, sviluppai un interesse per i martiri cristiani, morti per la loro religione. La psicologia dei martiri mi interessava in maniera morbosa, proprio come quella dei fanatici. È solo recentemente che ho iniziato ad apprezzare la persona di Gesù Cristo, per i quali ci hanno scritto i quattro evangelisti. Questa è una citazione appunto dal suo libro. Allora, considerate loro insieme, queste opere testimoniano gli atteggiamenti che Akutagawa ha via via assunto nei confronti del cristianesimo. L'interesse artistico per la figura del martire di Gesù Cristo e la critica teologica inadeguatezza del culto monoteista all'uso di temi e figure sacre ai fini letterari. In un primo momento l'interesse di Akutagawa si è indirizzato verso gli aspetti più esotici di questa religione, come ad esempio il concetto di fede rappresentato dalla figura del martire. Questo tema emerge soprattutto in Hokkyōnin no Shi del 1118, in cui il protagonista Lorenzo può entrare in fiamme per salvare una bambina. Lorenzo, devoto cristiano cresciuto dai gesuiti in un piccolo villaggio in Giappone, è stato accusato ingiustamente dalla donna di averla messa incinta. La sua innocenza verrà provata solo nel momento della sua morte, quando la donna confesserà che lui non era il padre del suo figlio. La scena finale, arricchita dalle impressionanti descrizioni di ambienti, intende a trasmettere i sentimenti di pietà e altruismo che Akutagawa attribuiva al tema emotivo. Tale tema viene affrontato sia dal punto di vista artistico-letterario attraverso l'utilizzo di un linguaggio estremamente espressivo che etico-religioso, da poi di valore cristiano all'egoismo dell'essere umano. Iniziare con curiosità artistica nei confronti della religione lascerà presto spazio ad un atteggiamento di critica e d'avversione nei confronti del cristianesimo, ritenuto incompatibile con la tradizione
spirituale e il background culturale giapponese. L'autore descrive spesso i credenti e generalizza volontariamente utilizzando termini europei come dei barbari, ossia persone che credono in primitive e magiche leggende o in rituali religiosi misteriosi. L'autore cristiano, a suo parere, non solo non può arricchire il suono giapponese, ma non può nemmeno essere compresa. Nella scia di queste contraddizioni, o contrapposizioni, tra cristianesimo occidentale e spiritualità giapponese, in Il sorriso degli dèi, Kamino Warai, del 1921, Kutagawa contrappone alla forza distruttiva del culto monoteista cristiano il sincretismo delle pratiche spirituali giapponesi, tradizionalmente sviluppata attorno al culto dei kami. In quest'opera, il missionario Organtino, impegnato nell'opera di proselitismo, incontra un anziano che gli illustra la moltitudine di kami venerati in Giappone e il sistema di coesistenza religiosa, grazie al quale lo shintoismo, culto dei kami, può convivere ad esempio con il confucianesimo e il buddismo, rendendo impensabile la prevalenza di una religione sulle altre. Infatti c'è questo mischiume, così dire, di sincretismo, anzi parlo di sincretismo, in Giappone, questo, proprio anche in Giappone stesso, mettono insieme shintoismo, buddismo e confucianesimo. Invece il cristianesimo è entrato là con la pretesa di essere l'unica religione giusta, quindi, che però, ossia cristiano o niente, quindi insomma. Questo problema anche per quello non è attecchito molto, nel senso in Giappone. La controversia su Komatsu. Allora, abbiamo questo ultimo pezzo, sì, l'ultima parte, poi ci sono le opere, quindi vediamo le opere. Vedete che c'è molto, una pagina molto ricca sulla Akutagawa. Rispetto agli altri autori che abbiamo visto fino ad ora, che c'erano le pagine abbastanza, insomma, abbastanza ricche, ma non così estese come pagina Wikipedia. Alla controversia del suo romanzo, nel 1927 scoppiò la cosiddetta controversia sulla trama del romanzo Shosetsu no Shuji Ronso, che vide coinvolto Akutagawa Yonosuke e Tanitake Junichiro. Il dibattito tra i sacri giudizi abbiamo già visto come autore, abbiamo già visto, ho fatto già una scheda su Google, e quindi lo trovate sul canale YouTube. Il dibattito ebbe luogo a più riprese sulle riviste letterarie dell'epoca, Kaizo e Shincho, tra febbraio e giugno 1927, e terminò con il suicidio dello stesso Akutagawa. I due autori pongono un primo problema terminologico con riferimento al romanzo giapponese. Taizaka parla di Tsuji, trama, e Koso, struttura, mentre Akutagawa utilizza più spesso la parola Hanashi, storia. Tanto che nella frase iniziale di letterario, troppo letterario, che è appunto un'opera di Akutagawa, Bun, epitogiani, Bungei, Tequila, Tequila, Amai, Ni, Bungei, Tequila, utilizza spesso questo termine per contrapporsi a Taizaki. La citazione: non penso che il romanzo sia una storia, non penso che il romanzo senza una storia, che sia una vera storia, sia il migliore. Questa citazione. Per Taizaki, i romanzi giapponesi erano sprovvisti di una struttura solida, coerente, diretta conseguenza di una trama lineare. La differenza tra i due termini, Tsuji e Hanashi, può essere resa dalle traduzioni di trama e storia. Il primo termine rappresenta una struttura ordinata e coerente dal punto di vista cronologico, mentre il secondo indica qualcosa di svincolato dai principi logico e conseguenziali, che appunto la storia può anche andare indietro, avanti, insomma, può andare a lato, insomma, si può raccontare in modo diverso, la trama è più schematizzata. I due concetti, cioè alla base della trama, appunto, c'è proprio uno schema, un calamaccio scritto bene, quello da lì si dipana la storia. E i due concetti rimandano quindi ad un secondo problema: le diverse strutture narrative implicano un diverso valore e sviluppo della trama. Per Taizaki la struttura narrativa ideale è quella del romanzo popolare, Taishu Shusetsu, mentre per Akutagawa è quella della narrativa autobiografica, Shishusetsu. I due autori hanno opinioni totalmente divergenti sull'importanza della canonicità e logicità di un'opera. Taizaki si fa sostenitore di una trama ben strutturata, omogenea e ordinata. L'intreccio deve essere chiaro, modulato e coevo. Egli suggerisce inoltre di ispirarsi alla letteratura classica di ispirazione cinese, o agli autori, o allo stile occidentale. Nel dibattito afferma di essere affascinato da ciò che Stendhal definisce belle bugie. A suo parere, quindi, solo le opere palesemente romanzate e immaginarie rappresentano motivo di interesse e divertimento. Per Akutagawa, invece, la trama
risulta superflua in quanto non è ritenuta un elemento unificante. La narrazione dell'io, la realtà che l'autore vuole descrivere, è quella che lo riguarda unicamente e direttamente. È una narrazione sincera e spontanea che spesso non tiene conto della coerenza cronografica e logistica, e logica, scusate, cronologica e logica. L'arte sarebbe determinata dalla vita degli scrittori stessi e la trama risulta sempre incompiuta poiché l'artista non sa quando finirà la sua vita. Per Kutagawa era fondamentale che le opere riflettessero direttamente la verità personale dell'autore e non venissero contaminate da trame artificiose eccessivamente complesse. La tanta produzione Kutagawa viene infatti è definita senza trama e per molti rappresenta la sua perdita di fiducia nei confronti della narrativa a lui contemporanea. E qui finiamo, ovviamente. La parte principale della scheda, allora, qua c'è tutto l'elenco delle opere, che adesso andiamo a vedere, c'è tutto l'elenco anche delle molte opere che non sono state pubblicate in Italia, come ho detto altre volte, vi faccio vedere solo le opere pubblicate in Italia, perché a differenza dei manga, che vi faccio vedere anche sia sì, manga quelli usciti, quelli non usciti in Italia, vi faccio vedere soltanto quelli usciti in Italia, perché trovare una trama, una legge, un romanzo non uscito in Italia, un'opera non uscita in Italia è un po' difficile. Quindi, allora, qua ci sono tutto l'elenco delle traduzioni. Poi, adattamenti, parte l'attimo del caso Rashomon. Tra tutte le opere di Nakulagao, Rashomon è senza dubbio quella che ha subito più adattamenti e trasposizioni di diverse forme artistiche, avendo ispirato non solo film, ma anche serie televisive e opere teatrali. Allora, c'è Rashomon, il film del 50, diretto da Akira Kurosawa, vincitore del Leone d'Oro Festival del Cinema di Venezia, patevito di Leone d'Oro, e l'Oltraggio del 64. Film diretto dal regista americano Martin Ritt, quindi è stato rifatto la versione, cioè, ispirata dal racconto, è stato fatto un film americano. Poi c'è stata la produzione televisiva, Rashomon del 60, serie televisiva americana diretta da Sidney Lumet, e del 71 serie televisiva britannica diretta da Rudolph Cartier. Poi ci sono opere teatrali, del 59, 87, 96, 97 e 2002 l'ultima. Vediamo, vediamo quest'altro pezzetto, diciamo, abbiamo finito. Poi andiamo a vedere le opere. Allora, le altre opere. La prima trasposizione cinematografica di un racconto a Kutagawa del 1946. Si tratta di un cortometraggio di animazione ispirato dal racconto Il figlio del ragno, Kumi no Ito, diretto da Nobuo Ōfuji. Fu solo un primo di varie trasposizioni nell'ambito dell'animazione. Nel 2000, infatti, Il figlio del ragno è ancora oggetto di adattamento, divenendo un nuovo anime prodotto dalla casa produttrice e riproduzione Gekken. Nel 2009, lo studio di animazione giapponese Madhouse produce un altro anime composto da 12 episodi, la serie Aoi Bungaku, Aoi Bungaku Shizu. Il progetto prevede la rappresentazione di sei classici della letteratura giapponese, tra i quali Il figlio del ragno di Akutagawa, presente nella puntata numero 11. L'anime viene trasmesso dalla NHK, il servizio radio-televisivo giapponese, nell'ambito delle iniziative volte a celebrare il centenario della nascita dello scrittore Osamu Dazai, dopo vedremo Osamu Dazai, qua si ricollega. Allora, nella stessa serie è presente anche una puntata dedicata ad un altro racconto di Akutagawa, La scena dell'inferno, Jigoku Ren, rappresentata nell'episodio nella puntata numero 12. Il racconto scritto dall'autore nel 1918 è già stato adattato in versione cinematografica nel 69 dal regista Shiro Toyoda. Adesso vediamo ovviamente il premio. Ultima cosa che vediamo, il premio Akutagawa. Il premio Akutagawa, Akutagawa Yunsuke Show, è il più prestigioso riconoscimento letterario giapponese, creato in onore dell'omonimo scrittore, istituito nel 1935 da Kikuchi Kan, direttore della rivista Bungei Shunju, e sponsorizzato dall'Associazione per la promozione della letteratura giapponese. È rivolto agli autori di racconti pubblicati in riviste o giornali. Le premiazioni avvengono due volte all'anno, a gennaio e a luglio. I vincitori ricevono un orologio da tasca e 1 milione di yen, oltre all'attenzione dei media. Le premiazioni si sono ugualmente svolte dal 1935 al 1944 e dopo una pausa di 5 anni sono riprese dal 1949 e da lì in poi appunto tutti gli anni vengono fatte le premiazioni. Il premio Kutagawa. Ma le 5, già le 5, c'è avuto molto, non lo so per leggere la trama, sì, la trama, se per leggere la biografia di Kutagawa. Quindi adesso iniziamo a vedere i suoi libri, quindi le schede, i suoi libri. Allora, apriamo la prima scheda. Come al solito, dicevo, le schede tratte la maggior parte dal sito della Feltrinelli, poi dove le trovo lì, cerco, le trovo da altre parti.
Di solito uso con la vetrina lì perché è più immediato, insomma, che trovo di solito. Allora, iniziamo con questo qua, K, appunto il mondo di K. Allora, vediamo un po' la trama. Qua mi sa che finiamo alle 6 perché c'è da fare qua. Allora, descrizione. Prima di procedere nel racconto, penso di dover, tra virgolette, questa è la citazione sua. Penso di dover dire qualcosa sugli animali chiamati K, taluni ancora dubitano della loro esistenza, che invece è reale, come è vero che io stesso ho vissuto tra loro, a quinta citazione del libro. Hanno capelli corti e le dita delle mani e dei piedi congiunte a una membrana. In media sono alti poco più di 1 metro. Secondo il dottor Chuck, il loro peso oscilla tra i 9 e i 10 kg, ma alcuni eccezionalmente grossi raggiungono i 25 kg. La parte superiore del loro cranio è concava, rotonda e come una scodella. E pare che diventi sempre più dura col passare degli anni. Ma ciò che più colpisce di capra è la facoltà ignota agli uomini di cambiare colore a seconda del luogo in cui si trovano. I capra devono avere un considerevole deposito di grasso sotto la pelle. Infatti non usano nessun indumento, nonostante la temperatura piuttosto bassa, circa 10 gradi, del loro paese sotterraneo. Invece usa occhiali e porta con sé, porta sigarette, libri di edizioni, tascabili e cose del genere. Ma non per questo hanno bisogno di vestiti e di tasche, già che, come i canguri, sono naturalmente forniti di una graziosa borsa sul ventre. La cosa che mi sembrò più curiosa è che essi non si coprono neppure con benzoma. Pubblicato nel 1926, un anno prima della morte dell'autore K, il capolavoro di Yusuke Akutagawa, riproposto nella versione di Mari Teti, in qua è tutto quello che dice. Cioè, ho fatto una citazione più che raccontare la trama. Un attimo, qua mi si è bloccata la cosa. Ok, allora andiamo avanti. Altra opera. È capo delle sue storie. Per questo. Ho trovato due edizioni diverse perché quell'altro dice un po' meglio. Comunque ci sono due edizioni diverse. Quell'altro è semplicemente capo. Questo invece è capo delle sue storie. È la copertina molto. Infatti, questi sono i capo, vedete? Questi sono proprio i capo. Le specie di tartarughe umanoidi. Allora, qua dice un po', descrive un po' meglio la storia. Allora, con una sola, doverosa eccezione dei K, spietata all'orgoglio della società contemporanea di Akutagawa, e oggi attuale più che mai, questa antologia si concentra esclusivamente sui racconti tradotti in italiano per la prima volta. Oltre a offrire materiale inedito al lettore, questo progetto è inteso a approfondire ulteriormente l'analisi di una personalità geniale e combattuta. L'autobiografismo, tanto rifuggito nei primi anni, emerge per il più potente, cioè, del forma complessa, giapponese XX secolo, insomma, dell'autore giapponese XX secolo. Ha messo la biografia un po' spezzata, qua, l'ha scritto male. Ma questa è appunto Capo e altre storie, oltre a quella lì ce ne sono altre. Allora, andiamo avanti. E questo è Rashomon, il famoso Rashomon, e altre storie, e altri racconti, anzi, perché la maggior parte dei racconti, quindi, dei libri che trovate di Akutagawa ci sono di solito raccolte di vari racconti, perché non sono libri singoli, la maggior parte. Allora, Rashomon, vediamo Rashomon. Famoso racconto, adesso vediamo di cosa parla, cioè, per chi non ha visto il film di Akira Kurosawa. Pochi autori hanno saputo rappresentare come Akutagawa lo spirito e la mentalità del popolo giapponese, capace di fondere nei suoi primi racconti temi tradizionali e inquietudini moderniste. In seguito Akutagawa si è rivolto alla propria vita per trarre il materiale per testi struggenti drammatici. Da Rashomon e Nel bosco, da cui Kurosawa avrebbe ricavato uno dei suoi film più celebri, fino a Vita di uno stolto e Registro dei morti, i racconti di Akutagawa dipingono con uno stile terso e dolente un universo in cui l'uomo è costantemente minacciato dalla povertà, dalla follia, dall'avidità, dalla morte, ma in cui improvvise possono marinare la bellezza e la speranza. Il risultato di un'opera complessa e sfumata, la cui superficie smaltata e lucente cela una sostanza amara, satirica, incredibilmente moderna. La prima qualità della scrittura di Akutagawa Yosuke è lo stile, l'uso squisito della lingua giapponese. Non ci si stanca mai di leggere e leggere le sue opere, la citazione di Haruki Murakami. Poi qua non dice niente della trama di Rashomon. Allora, un attimo, la trama di Rashomon, so qua. Ho parlato spesso su Rashomon, però chi non conosce la storia.
Ritorno un attimo qua, vediamo un po' se c'è la trama qua. Allora, un attimo, dicevo. Sulla scheda. Mi sa che però non c'è. Un attimo, sto cercando. Non c'è. Vabbè, non c'è. Intanto lasciamo, sarebbe andare a leggere sul giornale, sulla scheda del film, però poi è un po' diverso. Continuiamo a vedere l'opera, questo qua non finiamo mai. Allora, adesso racconti fantastici. Allora, racconti fantastici. Vediamo cosa dice qua, la scheda. Ho trovato la copertina un po' sfocata, quella che ho trovato proprio sulla pagina Feltrinelli. Allora, 8 racconti fantastici scritti tra 1116 e 1124, 8 storie attraversate da una potente vena onirica, da una creatività che si sottrae alle limitazioni del realismo per spaziare nei territori della libera immaginazione. Si rivisitano leggende, si narrano fiabe, si intessono trame dal sapore surreale in una comune ispirazione fantastica. E questa è la trama, insomma. Allora, questo. La quarta dentata, cioè la copertina molto bella, questa è la famosa onda di Hokusai. Abbiamo messo questa copertina, allora qui la scheda, vediamo un po' qua. C'è la scheda su Wikipedia, una delle poche schede che c'è. La quarta dentata, altri racconti. La quarta di noi racconti di Yosuke Kutagawa, scritti dal 1916-1917, in appendice. Un breve scritto di Yukio Mishima e una testimonianza di Yasunari Kawabata, vedete c'è tutto. In questo volume ci sono tre, parla di tre autori insieme. Allora, vediamo cosa contiene. Allora, contiene il fazzoletto, corpo di donna, chiesa e morito, il sorriso dei dei, registro di morti, opere che abbiamo visto prima, la biografia, vita di uno stolto, quindi lo trovate qui, vita di uno stolto, domande e risposte nel buio, la quarta dentata, memorandum del vecchio amico, Yosuke Kutagawa di Yukio Mishima, Yosuke Kutagawa e lo Yoshiwara di Yasunari Kawabata. Quindi, due scritti, due appendici. Quindi questi sono appunto i racconti riportati in questa raccolta. E qua c'è anche la scheda, vediamo cosa dice la scheda. Questa è la scheda Wikipedia, l'unica che ho trovato, l'unica scheda Wikipedia che c'è è questa, sulle storie di Akutagawa. Invece, sulla scheda Feltrinelli, cosa dice qua? Vediamo un po'. Cosa dice? Allora, Yosuke Kutagawa, 1922-1927, profondo conoscitore della letteratura occidentale, soprattutto di quella inglese di Swift, è considerato il primo grande scrittore giapponese moderno. Kutagawa è autore di una vasta produzione di racconti, splendidi classici della letteratura giapponese, come scrive Yukio Mishima, caratterizzati da una lucida vena satirica e grottesca, che diviene tragica, soprattutto nei primi anni della sua breve vita. Si succedono infatti 35 anni, e quindi c'è cioè, ripetizione di solito, queste schede parla sempre in modo veloce dell'autore, no? Il rifiuto dello spirito moderno che si andava affermando in Giappone, la decadenza dei valori della tradizione, la contrapposizione lacerante tra la bellezza della natura e la miseria dell'esistenza umana, sono la mossa tragica nella quale Kutagawa e i personaggi che animano i racconti, cui uniti, si trovano imprigionati senza via d'uscita se non nel sacrificio di se stessi. Questa è la trama scritta, insomma, la descrizione del libro su Feltrinelli. Allora. Ah, ecco, qui sono anche gli altri, infatti qua sulla scheda abbiamo letto la poesia, però non diceva quasi niente della sua produzione poetica. Adesso vediamo questo libro qua. Tutta quella descrizione era lunga, parla tutto di quello che ha fatto, però non dice niente delle sue opere poetiche. Allora, questo punto è Haiku e scritti scelti, a cura di Lorenzo Magnucci, con testo a fronte. Il volume di cui composito propone al lettore 77 haiku che rappresentano il meglio della produzione di Akutagawa e un racconto storico tra i più interessanti d'autore, inedito in italiano, dal titolo Il campo desolato, che descrive la morte di Basho, prendendola come spunto per una riflessione del rapporto tra la vita e l'arte. Basho è stato un grande poeta, è un monaco, mi pare, sì, Basho. L'introduzione al volume espone la particolarità della produzione poetica di Akutagawa e il suo rapporto con il resto della sua opera. Quindi qua anche, si potete conoscere un po' il lato poetico dell'autore, non solo la prosa, ma anche la poesia, questo ve lo consiglio. Allora, andiamo avanti. La scena dell'inferno e altri racconti. Questa copertina sempre, quella copertina si ispira molto a Feltrinelli.
Al Giappone, però, insomma, è comunque perché sono abbastanza bene. Allora, questo. Dopo ne vediamo tanto, insomma, tanto, una decina poco più. La scena dei inferni della Teoconte, dal 515-120, sempre scheda per Crinale. Fiamme, antiche leggende, miniature del Giappone, che fu istantanea della società del suo tempo. I racconti a fotogramma di Inosuke rappresentano qualcosa di unico nel teatro giapponese del Novecento. In un panorama intellettuale dominato dal naturalismo e dal romanzo del Dio, l'opera di Akutagawa è un'oasi in mezzo al deserto, un manifesto di come l'arte non possa essere piegata ad alcuna omologazione. Tra i racconti figura Rashomon, anche qui trovate Rashomon, il cui protagonista conosceva gli egoismi e l'ipocrisia umana. I racconti Akutagawa, sebbene intrisi di tutte le contraddizioni del periodo storico a cui appartengono, sono fuori dello spazio e del tempo, e tra le loro pagine è possibile cogliere quello stupore che credevamo aver smarrito nelle fiabe che hanno accompagnato la nostra infanzia. 16 racconti, gli scritti introduttivi di Taizaki Junichiro, Kawabata Yasunari e Mishima Yukio, che rappresentano gli aspetti peculiari dell'arte e della personalità di Akutagawa Yosuke. E anche qua ci sono appunto le introduzioni di altri tre importanti scrittori giapponesi. No, altri sogni e altri racconti inediti, questo, altre opere. Tutti racconti, racconti, vedete che sono la maggior parte, sono tutti racconti, non sono romanzi, sono tutti racconti. Allora, sogni, ecco qua. Guardate, baciate, sì, ok. Allora, sogni, altri racconti. Qua non c'è niente, la scheda, quindi vedo che... Lo trovate, adesso perché non c'è nessuna scheda. Comunque sono altri racconti, quindi altri racconti dell'autore. Poi, sotto il segno del drago, questo è bello, una copertina, questo drago. Sharon, il drago di Dragon Ball. Allora, vediamo. Sotto il segno del drago, dov'è? Qua. Adesso fra poco vediamo vedere anche l'altro autore. Allora, sotto il segno del drago. Il volume raccoglie la produzione di Akutagawa attraverso una varietà di temi dei suoi racconti, racconti cristiani e racconti storici. L'interesse per la religione cristiana, Akutagawa è considerata fonte di ispirazione per le sue opere e per la sua maturazione interiore, accompagnò lo scrittore fino alla sua morte precoce. I racconti storici sono invece ambientati nel periodo Heian, 794-1185, in cui gli arti raggiunsero il massimo grado di maturità e originalità. Racconti fantastici, tipici del periodo del più fecondo di Akutagawa, sono attraversati da un'impotente e vena lirica, da una creatività che si sottrae alla limitazione del realismo per spaziare nei territori della libera immaginazione. Si rivisitano leggende, eventi storici, si intessero trame dal sapore surreale in una comune ispirazione fantastica. Racconti autobiografici, per la prima volta rappresentata nella sua completezza in italiano, la serie delle storie di Yasukichi Mono, in cui si fa strada nella sua opera un alter ego, Horikawa Yasukichi. Dai racconti emerge lo strano connubio di spirito metropolitano e sopravvivenze più arcaiche. Attenta e affascinata relazione con le innovazioni tecnologiche, condivide quindi con un favoloso mondo delle leggende popolari giapponesi, che la tecnologia scansa e desacralizza. Yasukichi è costante lo sforzo di osservare attento, cinico e inutilmente commosso la realtà di un Giappone segnato dal sisma culturale causato dall'adozione di nuovi modelli di vita occidentali. E questa cosa è il sisma culturale proprio. Cioè, c'è proprio un Giappone che è terra di terremoti, però. Oltre ai terremoti naturali c'è stato proprio questo terremoto culturale, dello scontro con la civiltà tradizionale giapponese e quella occidentale. Allora, Lucifero e altri racconti. Questo è Marco Copertina. Questo disegno ha messo questo quadro come copertina. Allora, Lucifero e altri racconti. Adesso un altro due libri abbiamo fatto, poi andiamo a vedere Osamu Dazai. Altro autore molto, molto importante. Allora, quelli che qui presentiamo in una prima selezione e una buona parte inediti sono i Kirishitan Mono o Danban Mono, i racconti cristiani, o racconti dei barbari del sud, che Akutagawa scrisse tra 1116 e 1126, prendendo spunto dalle modalità con cui il cristianesimo fu recepito e interpretato dai giapponesi nel cosiddetto secolo cristiano, 1549-1639, un periodo compreso tra l'arrivo dei primi missionari gesuiti e la loro persecuzione definitiva e definitiva espulsione dal paese. In essi Akutagawa non si limita a presentare uno spaccato di vicissitudini della sua regione,
della nuova religione. L'ambientazione storica gli consente infatti di costruire relazioni in cui il passato gli fornisce gli strumenti di per comprendere se stesso e il processo di modernizzazione in corso. L'interesse di acuta gamma per il cristianesimo rispondeva al richiamo diffuso in Giappone ben oltre gli ambienti intellettuali di una regione che al tempo stesso affascinava e suscitava diffidenza. E stimolava un'acuta nostalgia per il passato insieme a quell'incontenibile desiderio di ibridazione culturale che avrebbe mutato e profondo l'identità del paese tra il XIX e il XX secolo. Quando a mattina 24 luglio 1927 acuta gamma pose fine alla sua vita, appoggiato sul petto, aveva una traduzione integrale in giapponese della Bibbia. Per anni aveva continuato a documentarsi e a ragionare su più vari aspetti della dottrina cattolica, dall'intesa sia come uno strumento indispensabile per la propria maturazione, sia come un'inesauribile fonte di ispirazione per le proprie opere. Fu anche una passione, quindi niente, manco un pezzo la descrizione dell'italiano. Dato che bevo un goccetto d'acqua, perché sennò è più di un'ora che sto parlando qua. Acquetta. Andiamo avanti. Marito illuminato. Andiamo con questo. Vediamo questo. Dato che apro la scheda. Allora, dov'è? Ecco, diamo questo un altro, poi parliamo di usiamo da sai. E oggi io pensavo di fare solo, cioè pensavo che le opere erano poche, quindi facevo, ho fatto due autori, invece ho tutta l'introduzione che ho fatto leggendo la scheda, non si finiva più. Alla fine potevo fare un autore solo, lo faccio anche da sempre, ho detto che lo faccio, quindi lo facciamo. Allora qua non c'è scritto niente, ho trovato sulla scheda di Avetriani, non c'è niente, niente, ve lo lascio recuperato, se volete leggere, sapete di cosa parlavo solo perché non ho trovato nessuna. Insomma, la descrizione. Ma qui vediamo l'ultimo. L'ultimo che è il naso e i cani e il flauto. E questo vediamo questo naso. Disegno normale con copertina. Il naso. Allora, un monaco non dovrebbe sapere cos'è la vanità, giusto? Beh, il protagonista di questo racconto la pensa diversamente. Il desiderio di rimpicciolire il suo grosso naso, ma veramente grosso, lo porta a situazioni imbarazzanti. Di questa descrizione poi. Il cane e il flauto. I cani e il flauto. Immaginate di avere a disposizione tre desideri. Che cosa vorreste? Un taglialegna, eroe del nostro racconto, ha chiesto tre cani, come dite. Tutto qua, aspettate e giudicate. Dopotutto, il cane è il mio amico dell'uomo. Un consiglio, fate molta attenzione a cosa desiderate. E da dietro dai 7 anni, perché sono fiamme, sono racconti questi. Infatti, abbiamo detto che ha scritto anche delle favole. A questo punto sono fiamme, però, insomma, oltre a la parte superficiale del racconto, che è una favola, che c'è proprio una descrizione più profonda. Allora, e andiamo all'altro autore, che abbiamo finito da quelli di Gesù che Akutagawa, adesso parliamo di Osamu Dazai. Osamu Dazai, adesso andiamo a leggere la biografia, che è più breve, quindi lo dico subito, è più breve su Wikipedia, quindi poi vediamo le sue opere. Allora, vediamo soltanto, come abbiamo visto, Yunosuke Akutagawa, grandissimo autore, quindi ve lo consiglio assolutamente. Se non lo conoscevate, vi consiglio di recuperare qualche sua opera. Sono appunto questi raccolti di racconti, quindi anche se non sono romanzi, come ho detto spesso anche l'altra volta, beh, io preferisco i romanzi, eccetera. Anche i racconti sono interessanti, insomma, racconti brevi, insomma, qualche volta qualcuno, quindi vi consiglio questo autore che è molto bravo, insomma, molto interessante anche per conoscere la cultura giapponese. Quindi. Lo consiglio assolutamente. Adesso vediamo questo autore, Osamu Dazai. Osamu Dazai è pseudonimo di Shuji Tsushima, quindi Osamu Dazai è appunto pseudonimo, nome d'arte. Nato a Kanagi il 19 giugno 1909, morto a Tokyo il 13 giugno 1948. È stato scrittore giapponese. Allora, vediamo la biografia, qui è molto più breve. L'infanzia e gli studi. Osamu Dazai nacque a Kanagi, nella prefettura di Aomori. Aomori, che sta nel nord, mi pare, sì. È nel nord del Kyushu, proprio, Aomori. Mi pare che l'ultima prefettura nord del Kyushu, prima del Hokkaido, proprio al nord. Il 19 giugno 1909, decimo di 11 fratelli, no? 11 fratelli, la squadra di calcio. Suo padre, proprietario, preghiero, benestante, impegnato uomo politico, non fu una figura molto presente, e Dazai venne cresciuto soprattutto da servitù. Durante la scuola superiore di Inosaki,
Il giovane Dazai si distinse già per le sue doti letterarie, ma anche per la sua dispersione e la sua risolutezza, che ne caratterizzavano l'intera esistenza. Prima di 20 anni tentò due volte il suicidio, ma si scrittore giapponese, troppo sai cosa suicidio. Nel 1930 si iscrisse all'Università di Tokyo, facoltà di letteratura francese. Dico questa cosa perché, insomma, avevamo visto anche precedentemente anche altri autori hanno fatto questo gesto, il famoso Mishima. Nel 1930 si iscrisse all'Università di Tokyo, facoltà di letteratura francese. Durante questo periodo, Danzai si avvicinò al marxismo. Tuttavia, il suo impegno politico sarebbe presto terminato in una totale sfiducia nelle istituzioni. Nel 1931 sposò Oyama Hatsuyo. Successivamente avrebbe detto che questo fu un periodo veramente spudorato e imbecille. Ovviamente mi presentavo tirato a lezione, abolivo ogni tipo di impegno e passavo il mio tempo con indifferenza, oziando qui e là con Hatsuyo. In quel periodo, prima di risposarsi, Danzai tentò nuovamente di suicidarsi. Aveva conosciuto una barista 19enne, Tanabe Shimeko. Shimeko è il nome, Tanabe è il cognome, mette sempre il cognome prima e il nome dopo, come tradizione giapponese. Trascorsero 2 giorni abusando di alcol e barbiturici, dopodiché si gettarono in mare. Solo Shimeko morì. Qui dopo rivediamo che questa cosa si ritrova nel suo libro più famoso, che è molto autobiografico. Andiamo a vedere. Sempre durante il periodo universitario conobbe il suo mentore ed eroe letterario, Masucci Ibuse, di cui aveva letto un romanzo, Sanshuo, per la prima volta all'età di 14 anni, rimanendo infolgorato. Ha una vita risoluta. Nel 1935 abbandonò gli studi dedicandosi completamente alla vita letteraria, per la quale cominciò a farsi notare quando i suoi racconti vennero finalmente pubblicati su riviste. Sempre in quell'anno tentò nuovamente di togliersi la vita, lasciando in Augusta una serie di 12 poesie che sarebbero dovute essere pubblicate postume con il titolo Gli anni in declino. A questo quarto tentativo di suicidio seguirono altre difficoltà della vita del giovane scrittore. In seguito a un ricovero per appendicite era diventato morfinomane, cioè drogato di morfina, e fu costretto a passare quasi 2 anni dentro e fuori dagli ospedali prima di disintossicarsi. Durante questo periodo, Hatsuyo lo tradì con il suo migliore amico. Quando Danzai lo venne a sapere, tentò di commettere un doppio suicidio con la moglie, mediante overdose di sonnifere, ma il tentativo fallì anche questa volta e i due divorziarono. L'anno dopo, nel 1937, Danzai si sposò con Ichihara Michiko. Gli anni della guerra. La selvaggia risolutezza della sua vita gli diede molta notorietà, ma gli attirò contro anche non poche antipatie, specialmente nel clima austero che precedette la guerra contro gli Stati Uniti. Nel 1941 divenne padre per la prima volta quando nacque la figlia, Sonoko. Durante la Seconda Guerra Mondiale, della quale fu esentato a causa di una malattia polmonare cronica, Danzai, dato che... corpo di tosse. Danzai continua a pubblicare anche se fu costretto dai bombardamenti a spostarsi in una zona da un'altra del paese. Divenne padre per la seconda volta con il suo primo figlio maschio Masaki, nato nel 1944. Allora, dopoguerra, andiamo. Il periodo di più intensa attività letteraria, tuttavia, fu dopoguerra. Nel 1941, oltre al racconto Amore di Fillon, dopo vedremo tutti, scrisse Il Cervo, romanzo. Il sole si spegne. In quell'anno nacque anche la sua terza figlia, Satoko, che sarebbe poi diventata scrittrice con il pseudonimo di Yuko Tsushima. Quindi anche la figlia è diventata una scrittrice, questo non lo sapevo. Il secondo romanzo, Lo squalificato, ecco, il romanzo proprio famoso, che ha reso famoso Osamu Dazai, stavo vedendo, uscì l'anno seguente e secondo alcuni critici supera addirittura il precedente. Sempre nel 1948 cominciò anche a pubblicare un terzo romanzo, a puntate, dal titolo inglese Goodbye, che rimarrà incompiuto. In seguito, la vita sregolata, il gran lavoro e l'insonnia gli provocarono un grave esaurimento e la sua salute peggiorò. Da sempre il gran bevitore, Danzai divenne alcolista ed ebbe un figlio legittimo con ammiratrice. Si presentò in una tubercolosi, di cui aveva sofferto prima della guerra e che Danzai sosteneva di aver debellato bevendo. Allora, la fine, dice, in questo periodo Danzai conobbe Tomie Yamazaki, estetista e vedova di guerra, con la quale andò a vivere abbandonando moglie e figli. Fu proprio con Tomie che il 13 giugno 1948 riuscì infine a suicidarsi, gettandosi nel bacino di Itamagawa a Tokyo. I corpi dei due amanti furono ritrovati 6 giorni dopo, il 19 giugno 1948.
Proprio nel giorno del suo 39° compleanno, per suicidarlo, alla fine suicidarlo, quella ragazza. Apro qua c'è l'elenco delle opere, che non sono molte, potevo vedere la studentessa, Cori Mellos, La moglie di Villon, Il sole si spegne, lo squalificato, quindi queste sono le opere che vedremo dopo. Adesso diciamo un attimo lo stile e l'influenza culturale, poi andiamo a vedere le opere. Allora, da Zara partiamo con la corrente del Uraiha. Guerra o scuola decadente, un gruppo di scrittori dissoluti che esprimono la mancanza di scopi e la crisi di identità del Giappone del post-seconda guerra mondiale. La tecnica narrativa più usata è quella del shishosetsu, come ho visto prima, no? La variante del romanzo dell'io, un tipo di romanzo confessionale dove gli eventi dell'attore raccontata corrispondono agli eventi della vita dell'autore, infatti dicevo prima, molto autobiografici, infatti lo squalificato parla molto della sua vita autobiografica, racconta proprio la sua vita. Lo stile letterario di Asai è sicuramente influenzato dalla letteratura europea, pur rimanendo molto legato alla letteratura giapponese classica. Questa convivenza di influenze fa sì che egli sia un scrittore accessibile anche ai lettori occidentali, anche se adopera alcuni insoliti mezzi letterari, più strettamente legati alla letteratura orientale. Talvolta, infatti, Asai fornisce la battuta finale di un dialogo, che spesso si rivela essere quella cruciale, e poi torna indietro per raccontare la vicenda che conduce a quella battuta, in un efficacissimo uso dei progressi. Un altro peculiare aspetto della prosa di Dazai è la maniera di descrivere fatti secondari per suggerire situazioni più vaste. In questo egli si rifà alla tecnica della poesia giapponese, in particolare alla miniatura dell'haiku, una composizione di 17 sillabe, dove ogni parola è una parte vitale del tutto, e dove si tenta di offrire al lettore la vastità della natura distillata in poche gocce di poesia. Influenza culturale, poi andiamo a vedere le opere. Ispirate alle opere di Dazai, sono stati prodotti diversi altrettanti anime. Da questi, il ciclo di 8 episodi della serie Aoi Bungaku, Bungo Stray Dogs e Loav Chuseido. Inoltre, vi sono numerose citazioni provenienti dalle sue opere in Tsuki Gakirei. Nel 1917 esce un altrettanto manga dello squalificato, in 3 tankobon, ideato e realizzato da Junji Ito, che è quello che ho letto, molto bello, dopo lo faccio vedere. Oltre all'opera letteraria, faccio anche quello. Per editore Shogukan, in Italia è edito da Star Comics, però anche un altro autore ha fatto lo squalificato, quindi adesso, dopo li vediamo tutti e due. Tutti e due li vediamo. Quindi adesso vediamo le opere. Vediamo le opere. Giuseppe, la studentessa, questo è quello che vediamo. Ho letto prima solo poche, sono qua, 4-5 opere, sono tante. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Allora, Giuseppe, vediamo. La studentessa. Copertina non vale, come sempre. Disegno di ispirazione giapponese, naturalmente. Anzi, disegno giapponese, la stampa giapponese. Allora, vediamo la scheda Wikipedia. Wikipedia, Feltrinelli. Allora, descrizione. Una calda mattina d'estate, un giovane si sveglia sopraffatto dalle proprie malinconiche speculazioni. Nonostante abbia giornata, pensi di tutti l'assalgono per tutti i giorni, svegliandone la fragilità, la tristezza a seguito dell'improvvisa morte del padre, il difficile rapporto con la madre, l'insofferenza che avverte a scuola, la nostalgia. Un'atmosfera ombrosa che trova però improvvisa illuminazione al rientro a casa, di fronte a degli ospiti per nulla graditi. Questa è la trama, Gioseto, la studentessa. Allora, vediamo questo qua. Ah, questo è lo scudo di illusione, che è una raccolta di... ho composto anche questo, però è una raccolta di racconti di vari autori. E tra questi c'è anche Osamu Dazai, però messa appunto perché, visto che c'è un racconto suo, quindi... Apro la scheda, dov'è? Quindi questo potete anche scoprire anche altri autori che magari non conoscevate. Lo scudo di illusione comprende anche racconti di Miyazawa Kenji, Natsume Soseki, quindi Uno Ginza, Yamamura Bocio e Yumeru Kyusaku, oltre a Osamu Dazai. Allora, vediamo un po' cosa dice qua. Nella prima metà del XX secolo, il Giappone si è assistito a un fenomeno di valore artistico incalcolabile. I più importanti e talentuosi scrittori dell'epoca, oggi noti a livello internazionale, si sono cimentati nella stesura di racconti fantastici, esplorando tutte le potenzialità del genere e lasciando così un profondo segno negli autori successivi. L'antologia in questione raccoglie presente in Italia 14 tra le opere più significative di quel periodo, frutto del lavoro di 6 grandi scrittori: Natsume Soseki, Yamamura Bocio, Yomeno Kyusaku,
Miyazawa Kenshin, Uno Chiusa e Dazai Osamu. Tra le storie incluse, lo scudo di illusione di Natsume Soosuke, considerato il padre di romanzieri moderni e contemporanei giapponesi, tra cui anche Murakami Haruki, è un racconto ambientato ai tempi di Eratu, poi di questo l'ho detto l'altra volta quando abbiamo visto lo scherzo, Natsume Soosuke. Miyazawa Kenshin, in Hobbes e l'elefante, denuncia con un'abile satira lo sfruttamento delle masse e il lato peggiore del capitalismo. Dazai Osamu, in Ecco Qui Melos, riflette sull'eroe dell'amicizia. Di questa è questa piccola raccolta e gli autori, insomma, interessanti, potete trovare in questa opera, appunto, vari autori. Allora, adesso vediamo un'altra opera. Infatti, quello di Melo lo trovate solo qui, non c'è proprio, non si trova in edizione singola. Ah, questo c'è in particolare che non ho trovato, adesso questo è un disegno, una foto, insomma. Non ho trovato l'opera, questa è la figlia di Mello, la moglie di Villon, non ho trovato, proprio il libro, cioè, però si trova su internet, cioè, se andate su PTC Edizioni, proprio digitate PTC Edizioni, comunque digitate la moglie di Villon, siamo da Zai, trovate proprio il testo tradotto in italiano su online, io trovato online, perché non c'è, ho cercato, non c'è. Non ho trovato l'opera edita in libreria, insomma, in cartaceo non c'è. Quindi se volete potete trovarlo. Questa è un'immagine che ho preso appunto da questi due. Quindi basta che scrivete la moglie di Villon o la moglie di trovate su PTC, trovate proprio il testo. Allora, andiamo avanti. Il sole si spegne. Allora, il sole si spegne. Tocchiamo la scheda. Dov'è? Ecco qua. Allora, il sole si spegne. Descrizione. La visione si spegne è la storia di una famiglia nobile caduta in disgrazia dopo la seconda guerra mondiale. Vedete, questi sono tutti i racconti, tutti i romanzi, quindi siamo da sé scritto romanzi, anche più che racconti. In un crescendo drammatico, la giovane Kazuko racconta, attraverso la tragica epopea della propria famiglia, la graduale scomparsa di valori tradizionali in una società che più non riesce a riconoscersi nel passaggio alla modernità e nei cambiamenti post-bellici. La madre, una donna dolce e affettuosa, a seguito della morte del marito, è costretta a vendere la propria casa e trasferirsi in provincia, dove la vita è meno cara. Kazuko, consumata dall'affetto per i suoi cari e disperatamente bisognosa di amore, crede di trovarlo tra le braccia di un vecchio scrittore depravato. Il fratello Naoji, sopravvissuto alla guerra, è incapace di identificarsi sia con il ceto aristocratico di appartenenza sia con la classe del popolo. Cerca l'oblio nell'alcol e nelle droghe, un libro in cui si è riconosciuta l'intera generazione sorta tra l'eroina e il dopoguerra. Quindi molto interessante come romanzo che racconta proprio attraverso la storia di questa famiglia quello che è successo. L'immigrato dopoguerra in Giappone, quindi molte persone si sono appunto, come dice qua, i medesimati si sono riconosciuti in questa storia. Proprio. Racconta proprio, oltre al romanzo, racconta proprio quell'epoca, quel periodo di post-guerra, post-bellico. Allora. Avanti, fiamme giapponesi, infatti c'è fiamme giapponesi di Samurai Zai. Samurai Zai ha scritto anche delle fiamme giapponesi. Adesso un attimo che mi sta bloccata una cosa qua. Allora, adesso apro la scheda qua. Vediamo. Dov'è? Allora, dov'è fiamme giapponesi? Ecco qua. Otoki Zoshi, le fiamme giapponesi di Samurai Zai. Dazai Osamu, Osamu Dazai, ripeto quella legge. Allora, Dazai Osamu, l'antologia dei racconti Otogi Zoshi, riprende quattro note fiamme giapponesi. L'escrescenza sottratta è la storia di un anziano uomo con un poro sulla guancia destra e del suo bizzarro incontro con uno degli yoni, dei demoni, che cambia la vita. Il signor Urashima è narra di un pescatore, per l'appunto di nome Urashima Taro, famoso personaggio delle fiamme giapponesi, che salvato da una tartaruga, che salvata una tartaruga maltrattata da dei bambini, come ricompensa viene da lei condotto nel palazzo del drago in fondo al mare, dove incontra la bella principessa Oto. E poi c'è tutta la storia quando dopo ritorna in epoca nostra, ritorna, vedete che è passato tantissimo tempo. Comunque, in epoca, insomma, quando ritorna sulla terra scopre che è passato tantissimo tempo. Il mondo Kick Crack è la vendetta di una delle lepri, è la vendetta di una lepre su un dispettoso cane, porcione, famosi tanuki, che
della tradizione giapponese, il quale ha brutalmente ucciso facendo una zuppa la moglie della vecchia coppia che trattava gentilmente il coniglio. Il passero della lingua tagliata è un racconto su un buon cuore di un anziano e sull'avidità di una donna che arriva persino a recitare la lingua di un povero passero. Lo scrittore elabora molto vivamente queste fiabe, trasformandole in un intimo e geniale dialogo con il lettore, un misto di tradizione e modernità che ha fatto affermare a molti critici e autori nipponici che quest'opera, scritta nel corso del secondo conflitto mondiale, sia il lavoro letterariamente più alto di tutta la produzione. Cioè, la produzione sua dell'autore, la produzione del periodo, adesso non si capisce bene cosa intendevo. Cioè, tanto se scrive delle cose un po' così. Questo appunto è Urashima Taro, famosa la fiaba. Bisogna che faccio una live che parlo delle fiabe giapponesi. Io ce l'ho, c'è un testo sulle fiabe giapponesi, quindi bisogna che lo recupero, e, cioè lo recupero, tiro fuori e parliamo un po' di fiabe giapponesi. Qua. Allora, questo è lo squalificato. Lo squalificato, adesso andiamo a vedere appunto l'opera famosa di Osamu Dazai, poi vediamo anche le due opere tratte in manga. Quindi, e il copertino l'ho trovato, il copertino molto molto strano. Lo squalificato. Allora, dopo il sole si spegne, presentiamo lo squalificato, il secondo capolavoro di Osamu Dazai, 1949-1948. Se, come è stato detto, il sole si spegne e il gattopardo giapponese, in quanto descrive l'epopea tragica dell'aristocrazia declinante del Giappone vinto e umiliato dalla guerra, lo squalificato è quasi un simbolo della situazione in cui venne a trovarsi, in quegli anni terribili, i migliori esponenti della gioventù giapponese, scrive l'americano Donald Trill, forse il più profondo conoscitore della letteratura nipponica, lacerati tra fedeltà alla tradizione millenaria del loro paese e l'impetuosa occidentalizzazione in corso. Il protagonista dello squalificato risolve, crede di risolvere questa lacerazione, escludendosi dalla comunità dei suoi simili, sprofondando sempre più in uno stato di solitudine, di abiezione e di autoannientamento, come accadrà allo stesso Dazai, morto suicida in giovane età. Ma conoscere la disperazione e trionfarne nei modi possibili a ciascuno e l'immaginazione è l'unica arma di Dazai, è certo una sorta di grazia. E questo appunto lo squalificato, che è questa opera molto importante della letteratura giapponese, e adesso vediamo appunto i suoi adattamenti. Io ancora non ho letto, ce l'ho recuperato, ma ancora devo leggere. Ho letto l'opera invece, questo è quello che ho letto io, Junji Ito, il manga. Il manga di Junji Ito, tratto appunto dalla storia, lo squalificato. Adesso qua diciamo la scheda, ecco la scheda di Anne Click, come al solito, le schede che leggo sempre quando parlo di manga. Diciamo la scheda. Questo manga mi è piaciuto molto, sono tre volumi, sono ne ho tanti. Lo consiglio assolutamente, è uscito da poco, non è tanto, è uscito l'anno scorso, e poi l'altro anno, guarda che è uscito. E poi l'altro anno. In questo dovrebbe trovare. Allora, il titolo originale appunto è Ningen Shikaku, cioè lo squalificato. Anzi sarebbe, aspetta, il titolo originale sarebbe Ningen Shikaku, sarebbe l'uomo, aspetta, l'uomo poco valore, insomma, una cosa del genere. La casa editrice Shogakukan, Osamu Dazai, appunto, la storia e disegni di Junji Ito, è un seinen, quindi per giovani adulti, drammatico psicologico del 2017-2018, e da lui è uscito l'anno scorso, 2020, pare che 2020 è uscito. Tre volumi, l'hanno pubblicato la Star Comics, infatti questa è la copertina del primo volume della Star Comics. Allora, vediamo qua la trama, ci trama da, tratto dal romanzo omonimo di Osamu Dazai, Ningen in Chicago, racconta la tormentata storia di Yozo Oba, incapace di sentirsi umano tra gli umani, Yozo conduce una vita sregolata e tormentata, segnata da relazioni amorose fallimentari e sbagliati tentativi di suicidio. Infatti c'è proprio la trama che riprende proprio la vita di Osamu Dazai. C'è quest'uomo, questo elemento, diciamo così, che vive proprio una vita di finzioni, insomma, che lui cerca sempre di raccapezzarsi, appunto attraverso la vita, è molto bello come racconta. Poi c'è i tratti di disegni di Junji Ito, che è un disegnatore, insomma, sopraffino, che racconta le sue storie, insomma, la maggior parte sono horror, quindi come storie, come genere i suoi disegni, le sue opere di manga. Quindi lo consiglio assolutamente, se non lo conoscevate, lo consiglio, sono tre volumi, quindi sono tanti. L'altra opera invece è Junji Ito, lo squalificato, però l'autore è un altro, un Samurai Furuya, e io questo non ce l'ho letto, lo devo recuperare, perché vedete com'è la differenza tra i due autori, come hanno interpretato la stessa storia, quindi due autori diversi.
Questo ancora non l'ho letto. Anche questo è tre volumi, quindi, sempre Nigen Shikaku per il titolo. Caratrice Shinchosha. Appunto, storia di Osamu Dazai e disegni di Urasano Furuya. Segna pubblico adulto, drammatico psicologico storico del 2009-2011, quindi stavo fatto precedentemente da quel libro. Tre volumi avevo pubblicato da Panini Comics, quindi da Planet Manga. E qua dice lo stesso, quindi Rengen Shikaku è talmente non più umano, la traduzione non più umano, quindi, il termine, che da un tradotto uno squalificato. Mostra la vita di Yozo Oba, un'anima tormentata costretta a mantenersi in fa una facciata di normalità, celando al suo interno il vuoto e il disprezzo. In tre righe dice tutta la storia. E queste sono appunto le due opere tratte appunto dalla squalificata. Adesso vediamo qualche tavola, come faccio sempre quando parlo di manga. Vediamo qualche tavola di queste due opere. Allora, quindi adesso qua chiudiamo e apro il browser e vediamo se riesco a trovare qualche immagine proprio delle tavole interne di queste due opere. Allora, quella di Shinjiro e poi quella di Osamaru Furuya. Allora, intanto apro. Ah, per così qua mi si apre, ho sbagliato. Vediamo un po' se lo prende, mi sa che non lo prende. No, aspetta, vediamo. Dov'è? Qua. Cattura, vediamo un po' se l'ha preso. Esatto, no. Sì, l'ha preso, l'ha preso, l'ha preso. Ok, l'ha preso. Quindi. Squali. Prato. Giungito. Giungito. E prima vediamo questo. Che è quello appunto che ho letto, quindi che conosco meglio. Immagini. Poi dopo chiudiamo la live. Allora, vediamo un po'. Aspetta, un attimo, dov'è immagini? Allora, ecco qua. Questa è la copertina, questo è il secondo volume. Vediamo un po'. Immagini molto, molto, molto importanti, che Giungito è uno che quando disegna, proprio, ci sa fare molto di su. Vedi qua, colli lunghi alla Modigliani, guardate. Allora, intanto qua c'è sempre un problema che è un po' lento. Vediamo un po', ecco, è aperto. Cose molto inquietanti, quindi questo è lui appunto della stagione che si comporta da pagliaccio, ma lui, capito, per far divertire gli altri, anche i parenti, i familiari, proprio, gli amici, insomma, però dentro di lui è tutto un altro modo di vivere, cioè dentro c'è tutto un altro, come dire, spirito e dentro c'è tutto dei sentimenti diversi, lui fa tutto il divertente, molto il pagliaccio, ma dentro è molto, molto triste, molto frustrato dalla vita, insomma, appunto lo squalificano anche per quello. Allora, vediamo un po' qualche. Ah, aspetta che tolgo, qua dà fastidio. Tolgo questo che dà fastidio. Dov'è? Sfondo chat che lo tolgo, se no. Dà fastidio si vede male. Allora, vediamo qua altre immagini che disegni. Qua vede sempre dei mostri. Questo qua, vedete questo qua? Aspetta, ho aperto male, qua, qui, questo qua. Questo qua è il suo amico che lui incontra, che dopo muore, dopo lo rivede. Adesso non lo voglio spoilerare, però. Lo rivede spesso. Lo vede spesso e si trova anche spaventato da queste immagini che vede. Quindi appunto questo è il disegno appunto lo squalificato Gigi. Adesso vediamo un altro e poi chiudiamo. Allora, lo squalificato, l'avete guardato, è Usamaru Furuya. Usamaru Furuya. Usamaru Furuya. Vediamo un po'. Comunque questo qua lo consiglio assolutamente, questo qua di Junjito. Junjito l'ho fatto adesso, Junjito, vai sì, insomma, mi ricordo. Quasi da mettere tanti, non mi ricordo. Comunque, vai sì, ho fatto, vai Junjito. Adesso ho dubbio, non mi ricordo più se ho fatto la live su Junjito. Un attimo, controllo. Intanto qua vediamo, qua, anche qua vedete i segni. Questi appunto sono i segni della fatti da Furuya. Usiamo la Furuya. Allora qua se mi si apre la cartella. Ma Cincito mi sembra di averlo fatto. Se non l'ho fatto lo devo fare. Se mi si apre qua. Intanto vediamo qua. Se non riesco ad aprire, intanto adesso vediamo qua.
disegno qua. Di solito si trova sempre disegno delle copertine, disegno degli interni, delle tavole, è un po' difficile trovare. No, qualcosa si trova sempre. Comunque, lo consiglio assolutamente che anche questo, devo recuperare, come ho detto qua. Per fare paragone con il testo di Giungito, anche con il libro originale che devo leggere. Allora, Giungito l'ho fatto, mi pare. Adesso c'è un altro modo di memoria, non mi ricordo, non parli tanti, non parlai tanti di autori giapponesi. Manga e... Questi disegni molto più belli, però questo sembra, ah sì, ora ricordo, questo è ambientato in epoca moderna, proprio attuale, contemporanea, mentre lo squalificato Giungito è più vicino all'originale, proprio al libro, infatti racconta proprio di quel periodo lì, il periodo della guerra, quindi a cavallo appunto degli anni 30-40 proprio, è molto più coevo al racconto del libro. Invece questo, quando ho squalificato di Furia, più l'interpretazione più è ripresa la storia, ripresa la storia di un'ambientazione contemporanea, quindi l'epoca nostra. Un altro riguardo, sono fatto la scheda di Giungito, un attimo, sto coso, non mi ricordo se ho fatto qua. Sarò fatto Giungito, sì, l'ho fatto, che se non ho fatto devo fare. Un po'. No, ho fatto, ho parlato di Giungito, quindi lo trovate su YouTube, trovate anche lì il video di quando ho parlato di Giungito. Quindi niente, abbiamo finito. Allora, chiudiamo qua. Questo torno. E anche oggi abbiamo finito. Spero che sia stato interessante questa live. Quindi appunto che ho parlato di questi due autori, di uno studio che ho di Osamu Dazai. E quindi se vi è piaciuta facciamo crescere il canale, quindi iscrivetevi al canale e diffondetelo, sapete che c'è questo canale di Paco Mike. Questa live domani la trovate sul canale YouTube, quindi la trovate sempre lì, qui invece su Twitch si rimane per 15 giorni perché appunto non c'è il canale ancora, non è affiliato, quindi ha pochi iscritti, quindi non essendo affiliato più di tanto non può rimanere. E un video dopo 14 giorni viene eliminato. Invece sul canale YouTube trovate sempre lì, insieme agli altri che ho fatto precedentemente, quindi che parlo di manga, di letteratura giapponese e di lingua giapponese. Quindi trovate tutto sul canale YouTube e quindi adesso iscrivetevi al canale YouTube se volete anche, sia qui su Twitch che sul canale YouTube iscrivetevi, così facciamo aumentare i follower, più sono meglio. Poi la pagina Facebook dove tengo sempre gli avvisi quando faccio i live, quindi trovate lì. E la pagina Instagram, Google Wallet, come sono i disegni, e la pagina e l'email, tanto come c'è il suo libro.it. Poi se volete sostenere, potete fare una donazione su Stringham, su Ko-fi.com, quindi se volete donarvi, contribuite a far crescere il canale. Oppure potete acquistare il mio libro, lo trovate, ho scritto male. Il mio libro su Amazon sono 5 euro, quindi trovate lì. E vi mando a venerdì prossimo, quindi la live di lingua giapponese, facciamo venerdì prossimo, continuiamo con i nuovi funzionari di lingua giapponese. Ormai siamo arrivati quasi alla fine della grammatica giapponese, però ancora 5 o 6 lezioni mi sa che ne facciamo. Perché per finire i nuovi funzionari, altre due lezioni sicuramente, poi c'è qualcos'altro di cui parlare, dopo continuiamo qualcos'altro, vedo che altro fare. Finita la grammatica parleremo. Proviamo a fare qualcos'altro, continueremo con i disegni che ha scritto a Kanji, quindi. E più anche qualcos'altro, vediamo cosa si può fare per continuare a parlare di lingua giapponese. Quindi venerdì c'è questa live su lingua giapponese. Poi sabato vedremo se riesco a fare la sera. Il sabato scorso sono riuscito a fare la sera, però il sabato prossimo non so se riesco. Se riesco facciamo un'altra live sempre la sera. Gioco un po' e vediamo un po' qualche video corto, breve. E poi martedì prossimo parliamo di manga. Ancora non so di chi parliamo, quindi devo preparare. Devo preparare un po' di cose, quindi non so di chi parlerò. Parlerò di qualche autore manga, se vediamo. Ve lo dico, o venerdì o sabato, se vediamo. Venerdì ve lo dico così, perché se sabato non faccio la live, quindi ve lo dico. Venerdì vi dico chi parlerò. Adesso domani preparo e vedo. E niente, quindi spero che sia stato interessante questa live. Quindi iscrivetevi al canale, poi facciamo crescere il canale. Diffondete, fate sapere che c'è il canale di Paco Mike, sia qui su Twitch che su YouTube. E niente, io vi saluto perché ormai sono quasi 2 ore. Oggi abbiamo fatto lungo perché. Tutto qua, legge tutta quella parte di la biografia di Yusuke Utagawa che è molto lunga. E niente, ora ci vediamo la prossima volta, quindi un saluto a tutti da Tokobike, alla prossima.